News Law Web Radio. Da oggi e per tutti i giovedì nasce una rassegna del condominio, dedicata alle sue regole, ai suoi casi pratici e destinata sia agli amministratori condominiali che agli operatori di diritto e a chiunque fosse interessato alla materia. Nasce dall'incontro professionale con l'Associazione Liberi Amministratori Condominiali ed in particolare con il suo presidente, avvocato Giuliana Bartiromo, che è responsabile scientifico dei corsi di formazione e aggiornamento per amministratori di condominio, che scrive per USIT.com per il nuovo condominio e che attualmente ricopre il ruolo di responsabile formazione dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Legge. Chiunque voglia segnalare problematiche o argomenti rilevanti può farlo attraverso i soliti canali. Il telefono 331-309-7852, la mail webradio@uslaw.it, il sito www.webradio.uslaw.it. E adesso diamo inizio a questa rassegna. News Law Web Radio. Concernente il regolamento di condominio, ossia la sua natura e la sua efficacia, nonché le sanzioni ad esso, viene introdotto dall'avvocato Giuliana Bartiromo del Foro di Lecce, esperta in condominio e locazioni, presidente dell'Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce, responsabile scientifico dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per amministratori condominiali. Fondamentale per la vita di ciascun condomino è il regolamento di condominio, che contiene le regole per la gestione di ciascun edificio in condominio. Capiremo, nell'intervento di oggi dell'avvocato Giuliana Bartiromo, cos'è il regolamento, a cosa serve, come viene formato e se esiste un obbligo per ciascun condominio di dotarsi di apposito regolamento. Ci soffermeremo inoltre sulla natura del regolamento, in quanto lo stesso può essere sia assembleare che contrattuale, e sulle loro differenze sostanziali, atteso che rilevantissime sono le conseguenze sia in ordine alle clausole contenute sia in merito all'efficacia nei confronti dei condomini. Si parlerà delle clausole contenute in un regolamento condominiale e di quelle che non possono assolutamente essere modificate da alcun regolamento, ossia le norme inderogabili del codice in materia di condominio. Inoltre, l'avvocato Bartiromo analizzerà anche la disposizione introdotta dalla legge di riforma relativa al divieto delle limitazioni nei regolamenti in ordine alla detenzione di animali domestici. Infine, l'avvocato Bartiromo si soffermerà anche sulle cosiddette multe per coloro che violano le disposizioni del regolamento condominiale, in quanto la riforma ha integrato l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile relativo appunto alle sanzioni al regolamento. Pertanto capiremo chi è legittimato di erogare dette sanzioni e la misura delle stesse. News Law Web Radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di News Law Web Radio. Oggi parliamo di regolamento di condominio. L'esigenza di una norma regolamentare in condominio nasce non solo per disciplinare l'uso dei beni comuni, ma soprattutto per regolare i rapporti patrimoniali dei comproprietari attraverso la quantificazione del diritto di proprietà comune che al singolo condomino spetta, il cosiddetto valore millesimale. Ma cos'è il regolamento di condominio? Bene, possiamo definirlo come la legge interna del condominio, così come lo statuto lo è per le società e riveste un'importanza fondamentale nella vita condominiale, dato che contiene tutte le norme circa l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese secondo i diritti e obblighi spettanti a ciascun condomino, le norme per la tutela del decoro dell'edificio, quelle relative all'amministrazione condominiale, quindi periodo di bilancio, consiglio di condominio, eventuali deleghe, convocazioni di assemblea e procedimenti appunto per l'impugnativa delle delibere assembleari. In un condominio quindi ci si può imbattere in una triplice eventualità. Ad esempio esiste un regolamento approvato a maggioranza dall'assemblea condominiale, oppure esiste un regolamento che invece è di natura contrattuale, oppure manca un regolamento condominiale. Esaminiamo prima di tutto quest'ultima ipotesi, per poi soffermarci con più attenzione alla distinzione tra il regolamento approvato a maggioranza dall'assemblea e quello di natura contrattuale.
Pertanto, se ci troviamo di fronte a un condominio che è sprovvisto di regolamento, è necessario distinguere se trattasi di un condominio composto da più di 10 condomini oppure un condominio che non supera detto numero. Infatti, solo se i condomini sono più di 10, e quindi da 11 in su, il regolamento è obbligatorio. Ciò viene definito da una norma, dall'articolo 1138 del codice, che viene rubricato regolamento di condominio. Appunto, prescrive che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a 10, deve essere formato un regolamento. Ecco che quindi ci definisce l'obbligatorietà con una determinata condizione del numero dei condomini, numero dei partecipanti al condominio. Di contro, nel caso in cui i condomini siano inferiori ad 11, è prevista la mera facoltà dell'adozione del regolamento condominiale. Sebbene molti condomini esenti dall'obbligo del regolamento richiedano sempre più spesso delle regole per chiarire e definire l'uso delle parti comuni, nonché per la gestione delle stesse. Quando invece esiste un regolamento, è necessario appunto distinguere se esso sia di natura assembleare o di natura contrattuale. Difatti, il regolamento si dice assembleare quando è stato formato volontariamente dall'Assemblea, viene approvato dalla stessa con l'intervento favorevole della maggioranza prevista dall'articolo 1136 del codice, ossia con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i 500 millesimi. È molto importante ai fini della validità delle delibere rispettare sempre questo doppio quorum per teste e per valore. La legge di riforma ha modificato il terzo comma del 1138 stabilendo che il regolamento, oltre ad essere approvato dall'Assemblea con la maggioranza di cui dicevamo, quindi l'articolo 1136 secondo comma, deve essere allegato al registro indicato dal numero 7 dell'articolo 1130. Si fa riferimento al registro dei verbali di assemblee tenuto dall'amministratore, quindi oltre all'approvazione il regolamento deve essere anche allegato al registro dei verbali di assemblee. La disposizione continua stabilendo che il regolamento può essere impugnato a norma dell'articolo 1107 del codice, una norma in tema di comunione, e quindi si prevede che il regolamento possa essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria da ciascuno dei partecipanti dissenzienti entro 30 giorni dalla deliberazione che lo ha approvato, mentre per gli assenti il termine per l'impugnazione decorre dalla data di comunicazione della deliberazione. Si parla invece di regolamento contrattuale e quindi già il termine lo distingue nettamente dal regolamento assembleare quando il regolamento di condominio, predisposto generalmente dall'originario unico proprietario dell'intero edificio e trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale, vincolando tutti i successivi acquirenti non solo per le clausole che disciplinano l'uso di godimento di servizi delle parti comuni, ma anche per quelle che limitano il potere e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive. Generalmente questo regolamento contrattuale, anche se non inserito nel testo del contratto di compravendita, ne fa parte integrante, purché espressamente richiamato per relationem ed approvato. Ad esempio, solo con il regolamento contrattuale si possono introdurre divieti di destinazione delle unità immobiliari. Si pensi al divieto contenuto in molti regolamenti contrattuali di destinare ad uso diverso dall'abitativo le unità immobiliari o al divieto di destinarle a scuole di ballo, canto, presidi medici e via dicendo. Tuttavia, il regolamento stesso non può contenere disposizioni contrarie alle norme che la legge definisce inderogabili. Difatti, l'articolo 1138 definisce una serie di articoli inderogabili per i quali né un regolamento assembleare né un regolamento con divisione delle tabelle millesimali, ex articolo 69, e via dicendo. Per intenderci, nessun regolamento né assembleare né contrattuale potrà individuare la durata dell'incarico dell'amministratore in 6 mesi rispetto a quanto prescrive la legge, che è un anno appunto più uno. Il regolamento di natura contrattuale, inoltre, può ben costituire titolo contrario ex articolo 1117 del codice rispetto proprio all'individuazione e attribuzione della titolarità di un bene. Si pensa ad esempio all'astricato solare che di default viene inserito tra i beni comuni ex articolo 1117,
ma solo un regolamento di natura contrattuale può riservare con espressa clausola la proprietà dello stesso invece ad un condomino, oppure a un gruppo di condomini, oppure anche al costruttore che se ne è riservato la proprietà esclusiva. Oppure si pensi al caso in cui un regolamento contrattuale deroghi ai criteri di riparto delle spese indicate nell'articolo 1123, ponendo ad esempio che le spese dell'amministratore vadano suddivise secondo un altro criterio o in parti uguali. Cioè è possibile quindi solo ed esclusivamente con una clausola contenuta in un regolamento di natura contrattuale, quindi approvato all'unanimità e non assembleare, quindi approvato a maggioranza dall'assemblea. È molto importante quindi, da quello che stiamo dicendo, nel momento di acquisto di un immobile o di una locazione, oppure anche nella semplice gestione da parte degli amministratori di condominio, conoscere se in quell'edificio esiste o meno un regolamento, di quale natura sia, in quanto diverse sono le conseguenze che ne derivano. In particolare, per riassumerle, possiamo sicuramente dire che quello assembleare è previsto e disciplinato dalle norme del Codice Civile all'articolo 1138. Quello contrattuale equivale invece ad un contratto stipulato tra più persone con efficacia vincolante fra le parti che lo hanno sottoscritto. Il regolamento assembleare, inoltre, viene approvato dall'assemblea di condominio con la maggioranza qualificata dell'articolo 1136 secondo comma. Quello contrattuale, invece, solitamente è predisposto dal costruttore, necessita dell'approvazione unanime di tutti i partecipanti al condominio, viene inserito solitamente nel primo atto di compravendita e richiamato in tutti gli atti successivi. Quindi chi subentra acquista ed accetta il regolamento richiamato nella prima vendita. Il regolamento assembleare inoltre deve limitarsi a regolare, senza limitare quanto disposto dalla legge per le parti comuni, mentre quello contrattuale ha un contenuto completamente libero, salvo che le pattuizioni riguardino diritti liberamente disponibili e siano comunque meritevoli di tutela. Il regolamento assembleare inoltre non può privare nessun condomino dei diritti che la legge gli riconosce, mentre quello contrattuale può limitare, può pregiudicare, può ridurre, può attribuire maggiori diritti e facoltà spettanti ai singoli condomini, ai quali possono essere imposti anche degli obblighi non spettanti dalla legge. A tal proposito, vorrei ricordare che la legge di riforma, all'ultimo comma dell'articolo 1138, ha stabilito che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Ebbene, tale disposizione che è stata diffusa dai mass media come una delle più grandi novità della riforma, in realtà di nuovo ha ben poco, in quanto l'assemblea condominiale non può con voto a maggioranza imporre ad un condomino di astenersi dal tenere cani nel proprio appartamento e quindi né prima né ora alcun regolamento condominiale approvato a maggioranza può vietare di detenere animali. In pratica, una delibera del genere, in quanto viziata da eccesso di potere, se adottata, sarebbe completamente nulla e non semplicemente annullabile. Solo una delibera presa all'unanimità potrebbe essere considerata legittima. Capiamo bene da quanto detto che quindi solo un regolamento di natura contrattuale, invece, può limitare e vietare la detenzione di animali. Tant'è che sia la Cassazione sia le ultime pronunce giurisprudenziali hanno appunto stabilito che se il divieto di tenere animali espresso nel regolamento contrattuale si ritiene pienamente legittimo e quindi vigente l'obbligo di divieto di tenere animali in condominio da parte dei condomini che a tanto appunto si sono obbligati in virtù del regolamento contrattuale. Infine, per le violazioni del regolamento di condominio, la legge 220/2012 ha integrato anche l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, stabilendo che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito a titolo di sanzione il pagamento di una somma fino ad euro 200 e in caso di recidiva fino ad euro addirittura 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. Sicuramente l'opera di restyling di questo articolo andava effettuata, proprio atteso che il vecchio articolo 70 parlava di sanzione pecuniaria fino all'ire 100 e la giurisprudenza il più delle volte aveva addirittura ritenuto il dato testuale vincolante, nel senso che aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione qualora fosse stata irrogata una sanzione con una somma più alta. Questa era la disposizione in vigore fino al 18 giugno 2013, si capisce bene che tale sanzione irrisoria non produceva assolutamente l'effetto sperato, ossia di ricondurre il condomino al rispetto del regolamento.
Oggi la forbice si è notevolmente allargata, si parla di somme elevate e pertanto l'effetto deterrente è sicuramente più convincente. Ma ci si domanda chi può irrogare queste sanzioni. Difatti, la legge di riforma inizialmente non aveva chiarito bene chi dovesse essere il soggetto legittimato ad irrogare dette sanzioni, quindi l'assemblea o l'amministratore. E successivamente il decreto Destinazione Italia, tra le altre cose, ha stabilito che invece è l'Assemblea, con la maggioranza prescritta dall'articolo 1136 del codice, ad irrogare la sanzione. È altresì necessario che all'interno dei regolamenti ci sia magari anche in via indiretta un richiamo all'articolo 70 delle disposizioni, non rientrando tra i poteri dell'Assemblea stabilirla se non con l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. Ne può ritenersi consentito introdurre nel regolamento, e ancor meno liberato a maggioranza, sanzioni diverse da quelle pecuniarie. Si pensa ad esempio alla rimozione dell'auto del condomino per una violazione di una norma regolamentare o per un condomino non in regola con i pagamenti. Inoltre, non è consentito introdurre nel regolamento delle norme in contrasto con i principi generali dell'ordinamento stesso. È importante quindi evitare le cosiddette sanzioni alla carte, ossia che l'Assemblea crei ed introduca sanzioni diverse rispetto a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 70 del Codice Civile. Il tema della nomina dell'amministratore di condominio, incarico, durata, accettazione e del conto corrente obbligatorio sarà introdotto da Sergio Melluso, esperto in materia condominiale, segretario dell'Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce e coautore del manuale dell'avvocato Rodolfo Cusano, Amministratore di Condominio, edizioni Simone 2015. L'intervento di oggi dunque tratterà della figura dell'amministratore condominiale, ossia come viene definita tale figura, con un accenno anche ai requisiti imposti dalla legge oggi per svolgere tale professione. Successivamente Sergio Melluso provvederà ad analizzare in modo specifico le vicende legate alla nomina dell'amministratore, al suo incarico ed alla durata del mandato, in modo da comprendere come procedere alla nomina di un amministratore in un condominio che ne è sprovvisto. Se è obbligatoria la nomina dell'amministratore in ogni condominio e come richiedere la nomina di un amministratore di condominio ricorrendo anche all'autorità giudiziaria nei casi in cui l'assemblea non vi provveda. Si parlerà anche dell'amministratore dimissionario, ossia l'amministratore che, per motivi personali ad esempio, si dimette dal suo incarico, in modo da capire cosa succede se l'assemblea non procede alla nomina di un nuovo amministratore. Saranno trattate anche le responsabilità di colui che si dimette. In questo intervento si farà esplicito richiamo ai quorum previsti per la nomina dell'amministratore e delle vicende legate all'accettazione dell'incarico. Pertanto verrà analizzato cosa è necessario inserire a verbale al fine di rendere la delibera valida ed esente da errori che possano comportare l'annullabilità, ma anche una ipotesi di nullità della nomina stessa. Si procederà anche con esempi pratici per capire il meccanismo di durata dell'incarico dell'amministratore, individuato dalla legge di riforma in un anno più un anno, anche in considerazione delle ultime pronunce giurisprudenziali di merito. Infine, verrà analizzato l'obbligo dell'amministratore di aprire ed utilizzare un conto corrente intestato al condominio, in quanto, già prima della riforma, la Cassazione aveva condannato in modo severo la confusione patrimoniale tra il conto di un condominio ed il conto personale dell'amministratore. Use Low Web Radio. Un saluto agli ascoltatori di Use Low Web Radio. Quest'oggi tratteremo della figura dell'amministratore e più nello specifico delle vicende correlate alla sua nomina, al suo incarico, con un breve accenno ai nuovi obblighi. Iniziamo col definire l'amministratore condominiale come un prestatore d'opera professionale che in virtù di un rapporto fiduciario con l'Assemblea opera su suo mandato una determinata attività, per la quale ha diritto a ricevere un compenso. Il rapporto tra l'amministratore e il condominio è un vero e proprio rapporto di contratto di mandato, in cui da un lato vi è il conferimento di un incarico previo il pagamento di un corrispettivo e dall'altro vi è lo svolgimento di una precisa attività in nome e per conto del condominio stesso. A tal fine il mandato dell'amministratore è definito mandato appunto con rappresentanza. Ciò significa che le attività poste in essere dall'amministratore riverberano i propri effetti direttamente nella sfera giuridica dei condomini.
La legge 220-2012, di riforma poi del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che definisce tra l'altro i requisiti necessari per chi volesse iniziare a svolgere la professione di amministratore di condominio. Sono previsti i requisiti di onorabilità nella prima parte e di formazione nell'ultima, che si traducono nel possesso appunto di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e nell'aver frequentato un corso di formazione iniziale, oltre a svolgere attività di aggiornamento periodico in materia condominiale. Ad integrazione poi di quest'ultimo punto è intervenuto il decreto del Ministero della Giustizia, il numero 140, entrato in vigore il 9 ottobre del 2014. Tale regolamento definisce con precisione le caratteristiche di questi corsi di formazione iniziale periodici, il monte ore che è di almeno 72 per i corsi di formazione iniziale e di almeno 15 per l'aggiornamento periodico annuale. Definisce inoltre le materie, introduce la figura del responsabile scientifico che ha il compito di certificare i requisiti dei docenti e l'esito appunto dei corsi di formazione a seguito di un esame finale. Ad ogni modo la legge ha preso in considerazione l'ipotesi in cui l'amministratore già svolgeva la professione prima dell'entrata in vigore della riforma ed anche il caso del condomino interno che gestiva il proprio condominio. Di tali situazioni ad ogni modo non mi soffermerò in questo intervento per dare più spazio, diciamo, alle vicende legate alla nomina dell'amministratore. La nomina appunto dell'amministratore è normata dall'articolo 1129 del Codice Civile, completamente innovato dal legislatore, direi a seguito della riforma, e regola quelli che sono i limiti in tema di revoca, nomina ed obblighi dell'amministratore. Gli scenari che si configurano in ordine alla nomina dell'amministratore sono molteplici. Il primo caso prende in considerazione la nomina deliberata da un consesso assembleare con i quorum richiesti dall'articolo 1136 quarto comma che riporta al secondo, ossia la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, i famosi 500 millesimi. Tale ipotesi può configurarsi anche qualora la nomina dell'amministratore non sia obbligatoria in un determinato edificio in condominio. Ricordiamo infatti che il primo comma dell'articolo 1129 sancisce l'obbligo di nominare un amministratore quando i condomini sono più di 8, ovvero da 9 in poi. Diversamente, e cioè nei casi di piccoli condomini dove il numero dei condomini è inferiore o uguale ad 8, resta la mera facoltà dei condomini di provvedere o meno alla nomina di un amministratore. Nella seconda ipotesi, contemplata dal primo comma dell'articolo 1129, in cui un complesso condominiale ove è prescritta la nomina, la compagine assembleare non riuscisse a deliberare per mancanza del quorum, è prevista la possibilità anche da parte di un solo condomino di richiedere al presidente del tribunale competente per territorio, in sede di volontaria giurisdizione, di sostituirsi all'assemblea nominando giudizialmente un amministratore, stante appunto l'obbligo normativo. Il terzo scenario possibile prevede la medesima facoltà anche per l'amministratore dimissionario. Tale strumento è messo a disposizione dal legislatore nel nuovo testo del 1129 e è da considerarsi certamente interessante nei casi in cui l'amministratore dimissionario rimanga, diciamo così, imbrigliato da un immobilismo assembleare. È fondamentale ribadire, infatti, che le dimissioni dell'amministratore possono avvenire in ogni tempo e si configurano come un atto unilaterale ricettizio, pertanto non devono essere eseguite dall'accettazione dell'assemblea. Tuttavia il comma 8 dell'articolo 1129 del Codice Civile ci ricorda che fino a nuova nomina l'amministratore dimissionario dovrà eseguire tutte le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi al condominio e consegnare tutta la documentazione inerente il condominio stesso.
Per quanto poi concerne l'accettazione dell'incarico, lo stesso articolo 1129 chiarisce l'attuale impossibilità da parte dell'amministratore così nominato ritenere valida l'accettazione tacita o per facta concludenza, cominciando la gestione del condominio a seguito del passaggio di consegne con l'amministratore uscente, come invece poi avveniva spesse volte prima dell'ingresso della riforma. All'atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo, infatti, l'amministratore deve specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Sarà necessario inoltre che l'amministratore nominato si accerti che nella delibera di nomina, oltre appunto all'indicazione del compenso, siano stati inseriti tutti gli elementi essenziali richiesti dall'articolo 1129 del Codice Civile, al secondo comma appunto, ovvero poi i dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, il luogo di custodia dei quattro registri obbligatori, rispettivamente il registro di anagrafe condominiale, registro di nomina e revoca, registro di contabilità e registro dei verbali, e anche l'inserimento appunto dei giorni e degli orari in cui ogni condomino potrà prenderne visione ed estrarne copia a sue spese, previo accordo con l'amministratore stesso. In tema invece di durata dell'incarico, il legislatore sembra essersi ispirato un po' alla disciplina dei contratti di locazione, tant'è vero che sentiamo ormai parlare da tempo di uno più uno, no? Ebbene, la ratio, diciamo, di tale disciplina di incarico prevede un mandato annuale rinnovabile automaticamente di un altro anno, salvo che non intervenga una revoca entro la scadenza del primo anno. Partendo dal presupposto che il mandato dell'amministratore dura 365 giorni a partire dalla data della sua nomina, prendiamo in analisi il caso pratico di un amministratore nominato dall'assemblea, ad esempio il 1 aprile. La stessa assemblea avrà facoltà di richiedere la revoca dell'amministratore entro la scadenza della prima annualità fissata per fine marzo dell'anno successivo. Qualora poi la revoca venisse richiesta oltre la scadenza del primo anno di mandato, il condominio sarà tenuto a corrispondere per intero il compenso della seconda annualità di rinnovo, salvo che non venga dimostrata una giusta causa, così poi come è previsto dall'articolo 1725 del Codice Civile. Ma come deve agire dunque un amministratore alla scadenza del primo anno di mandato? Sostanzialmente due sono state le principali interpretazioni in questi tre anni trascorsi dall'ingresso della riforma. Una parte di amministratori ha ritenuto corretto inserire all'ordine del giorno dell'assemblea il punto di nomina o conferma dell'amministratore relativo compenso alla scadenza di ogni anno, indipendentemente dall'eventuale richiesta di revoca presentata dal condominio, così da avere sempre una delibera valida di nomina con i quorum richiesti ex articolo 1136. Diversamente, l'altra interpretazione ha previsto che la nomina, o meglio in questo caso specifico la conferma dell'amministratore già in carica, non fosse necessaria, non avendo questi appunto ricevuto alcuna richiesta di revoca da parte del condominio. Ebbene, su tale questione la recentissima giurisprudenza di merito, cito ad esempio il Tribunale di Milano nell'ottobre 2015, il Tribunale di Taranto nel dicembre del 2015 e il più recente Tribunale di Cassino con decreto del 21 gennaio 2016, si è espressa confermando quest'ultimo orientamento e non ravvisando pertanto la necessità di convocare un'assemblea alla scadenza della prima annualità di mandato, essendovi la facoltà da parte dei condomini di richiedere un'eventuale revoca dell'amministratore entro la scadenza. Viene ribadito tuttavia l'obbligo di convocare l'assemblea alla scadenza del secondo anno, essendo assolutamente chiaro il tenore della norma, che prescrive tassativamente una durata di un anno più uno, con espressa previsione di un solo rinnovo automatico. In altre parole, diciamo così, l'amministratore in carica sarà obbligato ad inserire il punto di nomina amministratore e determinazione del compenso almeno ogni due anni, salvo che non venga richiesta la revoca da parte del condominio nei termini che abbiamo poc'anzi detto.
Qualora però l'amministratore volesse richiedere una variazione del compenso alla scadenza della prima annualità, allora sarà tenuto a farsi deliberare tale variazione dall'assemblea, inserendo uno specifico punto nell'ordine del giorno. Nell'ambito poi delle importanti novità introdotte dalla riforma di condominio in tema di obblighi dell'amministratore, troviamo l'apertura di un conto corrente intestato al condominio, su cui far transitare tutte le operazioni in entrata ed in uscita. Negli anni addietro era una prassi comune a molti amministratori utilizzare il conto corrente personale per far confluire le quote dei condomini di più condomini ed erogare pagamenti a fornitori e a gestori delle utenze comuni. In alcuni casi si procedeva ad effettuare bonifici tra conti correnti intestati a diversi condomini gestiti dallo stesso amministratore per giustificare precedenti distrazioni di somme, magari dovute ad anticipi sulle forniture di uno o di un altro condominio. Tale comportamento, è chiaro, è stato da sempre considerato deplorevole dalla gran parte degli amministratori professionisti e sanzionato da molte associazioni di categoria a causa di un'oggettiva confusione patrimoniale generata da un modus operandi di questo tipo. Alla luce di quanto disposto dal nuovo testo normativo, si intuisce quanto sia importante per l'amministratore dunque organizzare la gestione di ogni singolo condominio amministrato, prevedendo di far transitare in entrata con riferimento alle quote versate dai condomini e in uscita con qualsiasi genere di pagamento i flussi di denaro sul conto corrente intestato al singolo condominio. È necessario a questo punto rilevare che anche un versamento in contanti sul conto corrente intestato al condominio da parte dell'amministratore potrebbe ingenerare confusione patrimoniale. Prendiamo in esame ad esempio il classico caso del versamento in contanti del condomino Rossi della quota mensile condominiale. Ebbene, la potenziale confusione patrimoniale potrebbe essere contestata non essendo sufficiente presentare la ricevuta rilasciata al condomino dall'amministratore ad probationem, atteso che la stessa potrebbe o smarrirsi o peggio ancora, perché l'amministratore raccogliendo più quote in contanti potrebbe utilizzarle per eventuali altri scopi personali e solo magari a distanza di tempo versarle sul conto corrente del condominio, con un'evidente impossibilità di tracciare il percorso delle quote versate dai condomini. Di contro, però, va considerata alcune volte l'esigenza pratica degli amministratori stessi per acquisti di piccoli importi che si trovano costretti a dover effettuare il pagamento in contanti, potendo poi giustificare la spesa con il solo documento fiscale rilasciato dall'esercente. Ricordiamo infine, e mi avvio a concludere, che la mancata accensione del conto corrente o anche la mancata utilizzazione dello stesso è ricompresa tra le gravi irregolarità indicate dall'articolo 1129 del Codice Civile, per cui può essere disposta la revoca dell'amministratore in prima istanza dall'assemblea o conseguentemente su richiesta anche di un singolo condomino dall'autorità giudiziaria. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Costruita negli anni 20 in uno stile sobrio che vagamente ricorda il barocchetto viennese, la casa di via Sesostri 5 è la rispettabilità fatta pietra. Prima di tutto il quartiere, oggi passato un po' di moda ma sempre di ottima reputazione. Poi l'aspetto esterno, la dignità severa dell'ingresso, la pronta e rispettosa sollecitudine del portiere e di sua moglie, l'ariosità della scala, l'estrema pulizia di tutto, le stesse targhe d'ottone alle porte dei vari appartamenti, targhe, esperimenti per i nomi e per i caratteri grafici, sicurezza economica e alto tenore di moralità. Ma soprattutto gli inquilini, uno migliore dell'altro, se si può dire così. Professionisti reputati, mogli incensurabili anche quando giovani e belle, figli sani, affezionati ai genitori e dediti agli studi. Relativamente estraneo a questo mondo borghese, uno solo, il pittore Bruno Lampa, scapolo, che ha lo studio in un'ampia mansarda, però è nobile, dei Lampa di Campochiaro, di Modena, innegabilmente il più illustre di questa piccola omogenea società insediatasi nella casa, era il proprietario stesso, Tullio La Rosi.
Dino Buzzati, Il crollo della Balinverna. News Low Web Radio. News Low Web Radio. News Low Web Radio. Bentornati su Web Radio News Low con la puntata speciale dedicata al condominio. Puntata organizzata in collaborazione con ALAC di Lecce. E sentiremo dal presidente dell'ALAC, Giuliana Bartiromo, poteri e ruoli del presidente e segretario in assemblea condominiale, da Sergio Melluso, segretario dell'associazione e coautore del manuale dell'avvocato Rodolfo Cusano, amministratore di condominio, la convocazione di assemblea, novità e criticità. Le schede introduttive saranno lette da Sonia Serafini del comitato di redazione. Ricordo i numeri della radio: 331-309-7852 per mandare messaggi vocali, WhatsApp, SMS. La mail della radio webradio@uslo.it, il sito www.webradio.uslo.it attraverso il quale potete segnalare eventi, inviare pareri, critiche, tutto ben accetto. Ed ora iniziamo la puntata. Uslo Web Radio. L'argomento di oggi viene trattato dall'avvocato Giuliana Bartiromo, presidente dell'Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce, responsabile scientifico dei corsi di formazione iniziale di aggiornamento per amministratori condominiali, e ha lo scopo di chiarire il ruolo ed i poteri di due figure principali nell'ambito delle assemblee condominiali, ossia la figura del presidente e quella del segretario. Tali figure sono spesso sottovalutate, al contrario sono importantissime e possono incidere non poco sul corretto svolgimento della riunione assembleare. Pertanto, mentre spetta all'amministratore il dovere e potere di convocare l'assemblea, in occasione dello svolgimento della riunione i suoi poteri si affievoliscono, salvo particolari disposizioni del regolamento. Difatti, la gestione e regolamentazione dell'assemblea è rimessa ai condomini, che all'inizio della riunione nominano un presidente. In assenza di specifiche disposizioni legislative sui poteri del Presidente, sarà necessario riferirsi al regolamento di condominio oppure ai principi generali. In pratica, nel Presidente si individua quella figura che svolge un ruolo di direzione e moderazione del consesso assembleare, disciplinando la discussione e garantendo a tutti la possibilità di intervenire compiutamente al fine di giungere ad una corretta formazione della volontà assembleare. Il segretario, che può essere nominato dal Presidente ovvero dall'Assemblea, ha il compito di redigere il verbale sotto la dettatura del Presidente e sottoscriverlo assieme ad esso al termine della riunione. Per ogni assemblea è necessario procedere alla nomina di un Presidente e di un Segretario, che, quindi, possono mutare da un'assemblea all'altra, anche al fine di garantire una sorta di turnazione tra i condomini presenti in assemblea. In altri casi, invece, si preferisce attribuire l'incarico di Presidente sempre alla stessa persona presente in assemblea, la quale goda della fiducia dei condomini e abbia negli anni ricoperto tale ruolo proprio perché numerose sono le sue responsabilità.
Il Presidente, infatti, deve verificare all'inizio della riunione che tutti i presenti siano legittimati di intervenire, che i presenti abbiano diritto di voto. Deve inoltre controllare il calcolo dei millesimi e controllare che l'amministratore abbia adempiuto, secondo la legge, a convocare tutti i condomini. Deve ancora verificare la regolarità delle deleghe e moderare la discussione fino alla votazione di ogni delibera. Ascoltiamo quindi l'intervento dell'avvocato Giuliana Bartiromo. Use Low Web Radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Use Low Web Radio. Oggi parliamo dello svolgimento dei poteri e delle figure del presidente e del segretario in assemblea condominiale. Le assemblee condominiali hanno la cattiva fama di essere focolaio di litigi e spesso, purtroppo, vedono la partecipazione di pochi condomini. Ebbene, l'amministratore di condominio professionista oggi deve fornire delle competenze maggiori, come ad esempio la conoscenza approfondita delle tecniche di negoziazione e comunicazione, attraverso le quali disporre di strumenti efficaci per condurre in modo sereno e pacifico le adunanze assembleari e invogliare anche i condomini nel loro interesse ad una maggiore partecipazione alle assemblee. Nello svolgimento dell'assemblea due sono le figure fondamentali, il presidente ed il segretario, sebbene nessuna norma preveda e disciplini detti ruoli. L'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, nella sua formulazione originaria ante riforma, ne conteneva un breve cenno, laddove disponeva che il Presidente procedeva con sorteggio a stabilire chi dovesse partecipare all'Assemblea nel caso di unità appartenente a più comproprietari, in mancanza di designazione da parte degli stessi. Tale norma è stata comunque soppressa con la legge 220/2012 e pertanto il riferimento al presidente è scomparso del tutto. Le figure di presidente e segretario vengono nominate per prassi o a volte per espressa previsione nei regolamenti di condominio e di fatto sono estremamente utili per il corretto funzionamento dell'assemblea. Le cariche di presidente e segretario possono essere ricoperte da qualsiasi condomino, oppure da un estraneo, così come specificato anche da una sentenza del Tribunale di Milano, dove appunto viene riportato che se il regolamento di condominio nulla dice, è possibile nominare presidente anche un terzo intervenuto come delegato di un condomino. Di solito il presidente è uno dei condomini, mentre l'incarico di segretario può essere affidato per consuetudine anche all'amministratore. Infatti il compito del segretario è semplicemente quello di redigere materialmente il verbale dell'assemblea, in teoria sotto dettatura del presidente. La dottrina è anche contraria al fatto che la funzione di presidente sia assunta dall'amministratore, che in realtà è rarissimo che si proponga di farlo, in modo da non compromettere la sua figura già piena di potere e responsabilità, lasciando ad un condomino tale importante ruolo e all'assemblea il giusto esercizio dei suoi poteri. Si ritiene comunemente che per la nomina del presidente sia sufficiente il voto della maggioranza semplice degli intervenuti, prescindendo dai millesimi, dato che non è una di quelle decisioni formali previste dalla legge. Di solito avviene per una sorta di acclamazione o di silenzio assenso, vale a dire che viene proposto uno dei presenti e nessuno si oppone, ma nulla vieta che si possa anche sviluppare un minimo di discussione sul punto. La mancata nomina o l'irregolarità di nomina del presidente o del segretario non comportano, secondo la Cassazione, l'invalidità delle delibere di assemblea prese regolarmente. Secondo una sentenza del Tribunale di Bologna, sarebbe però nulla la delibera adottata da un'assemblea nella quale, in violazione delle norme del regolamento condominiale, le funzioni di segretario siano affidate all'amministratore. Segnalo inoltre una pronuncia del Tribunale di Benevento del 1 luglio 2014 che ha sottolineato invece la necessità nelle delibere condominiali dei requisiti essenziali previsti dalla legge, la cui mancanza determina la nullità, se non addirittura l'inesistenza delle delibere stesse. Le firme del presidente e del segretario al termine della stesura del verbale, secondo tale pronuncia, costituiscono due elementi senza i quali una delibera condominiale è nulla e quindi priva ab origine di efficacia giuridica. Tuttavia, la deliberazione nulla può essere in tutto o in parte recuperata nel caso in cui l'assemblea, con una deliberazione successiva, prende atto del contenuto della stessa, in tal modo rendendo una dichiarazione che anche in sede di giudizio ha effetto probatorio.
È utile ricordare l'importanza delle distinzioni tra annullabilità e nullità delle delibere assembleari, e tale distinzione rileva soprattutto nell'ambito dei termini per proporre le varie impugnative delle delibere. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea vengono nominati al fine di verificare la validità della costituzione dell'Assemblea condominiale e la validità delle delibere assembleari. Infatti il Presidente verificherà la sussistenza di tutte le condizioni affinché l'Assemblea possa dirsi legittimamente costituita. Dovrà verificare che tutti i presenti siano legittimati ad intervenire, che tutti i presenti o quelli presenti hanno diritto di voto, il calcolo dei millesimi, la conoscenza di tutti i condomini della riunione, ossia che l'amministratore abbia adempiuto secondo legge a convocare tutti i condomini, mettere ai voti le deliberazioni proposte, dovrà verificare ancora la regolarità delle deleghe, ad esempio potrebbe invalidare le deleghe irregolari, come quelle concesse all'amministratore che non sono più consentite a seguito della riforma, oppure quelle in bianco. Può concedere inoltre la parola a chi richiede di intervenire, anche stabilendo la durata massima di ciascun intervento. E su questo punto è interessante una pronuncia della Cassazione del 2009 chiamata a stabilire proprio se il Presidente può introdurre dei limiti temporali agli interventi dei condomini, oppure se ciò possa essere attuato solo in forza di una norma regolamentare, ovvero di una delibera assembleare. La Cassazione ha ribadito che il Presidente dell'Assemblea condominiale, tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l'ordinato svolgimento della riunione, ha il potere di dirigere la discussione assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere nel corso del dibattito la loro opinione su argomenti indicati nell'avviso di convocazione, e curando, dall'altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli. Ne consegue che il Presidente, pur in mancanza di un'espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione. Il Presidente quindi è colui che dirige l'Assemblea e quindi, quando ne ricorrono i presupposti, può benissimo sospendere l'Assemblea stessa o addirittura allontanare alcuni condomini protagonisti magari di liti e comportamenti incivili. Il Presidente può e deve verificare se sussistono i quorum costitutivi, quelli di prima convocazione oppure in seconda convocazione, e deliberativi richiesti dalla legge per ogni singolo tipo di decisione. Ricordiamo che i quorum per la valida costituzione dell'Assemblea in prima ed in seconda convocazione sono definiti dall'articolo 1136 del Codice, articolo inderogabile, per cui neanche un regolamento di natura contrattuale potrebbe prevedere diverse maggioranze per la regolarità della costituzione dell'Assemblea. La riforma infatti non ha modificato la classica impostazione della prima convocazione e seconda convocazione, ma già che per prassi le assemblee vengono svolte in seconda convocazione, la legge di riforma avrebbe ben potuto snellire la procedura ed eliminare totalmente la prima convocazione, che prevede quorum alti per la sua costituzione, lasciando esclusivamente la seconda convocazione con i quorum più bassi previsti dall'articolo 1136. Tornando allo svolgimento dell'assemblea, visto che oltre ai condomini che parteciperanno alla discussione sono presenti le figure di presidente e segretario, che al termine dell'esame dei punti all'ordine del giorno firmeranno il verbale, la presenza dell'amministratore potrebbe dirsi superflua, così come alcune risalenti pronunce della Cassazione avevano confermato come non necessaria la figura dell'amministratore. Ovviamente dobbiamo registrare uno scostamento tra teoria e prassi, perché è vero che formalmente l'Assemblea è dei condomini e che questi ultimi hanno il potere sovrano di prendere le decisioni nell'interesse dei beni comuni, ma è pur vero che in realtà è necessaria la presenza dell'amministratore anche quale indirizzo, orientamento per le scelte operate dagli stessi condomini. Difatti, specialmente se si tratta di un amministratore di condominio professionista e che gode appunto in forza del mandato della fiducia dei condomini, è chiaro che gli stessi si affideranno ai suoi preziosi suggerimenti. L'amministratore, d'altro canto, controllerà che le decisioni dell'Assemblea non esorbitino dal loro potere e che non pongano in essere delibere nulle che egli stesso non può eseguire.
A mio avviso è quindi fondamentale la presenza dell'amministratore e ancor di più nelle assemblee di discussione ed approvazione dei bilanci, in cui lo stesso deve portare a conoscenza i condomini delle spese effettuate, dei flussi di cassa, dello stato patrimoniale e via dicendo. In assemblea si possono discutere e soprattutto approvare solo gli argomenti presenti nell'ordine del giorno, pena l'annullabilità delle relative delibere. È decisivo che i primi punti all'ordine del giorno siano anche i più importanti e quelli a cui dedicare più tempo. E pertanto il Presidente avrà la facoltà di proporre eventualmente di variare l'ordine di trattazione degli argomenti, evitando una prassi furbesca di certi amministratori di far approvare a tarda ora e per sfinimento le decisioni che davvero contano, puntando sul fatto che i condomini sono sfiancati da liti su questioni secondarie. Alla fine della riunione il Presidente dovrà dichiarare chiusa l'Assemblea e sottoscrivere quindi insieme al segretario il verbale del cui contenuto va ritenuto autore e responsabile proprio perché direttore dell'Assemblea stessa. Ai sensi del nuovo articolo 1136 del Codice, settimo comma, delle riunioni di Assemblea viene redatto processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore. Si tratta del registro dei verbali di assemblea, dove sono annotate le mancate costituzioni di assemblea, le deliberazioni e le breve dichiarazioni rese dai condomini. Il verbale deve contenere l'indicazione dei condomini assenti, dissenzienti e astenuti, in modo da consentire la verifica delle maggioranze e di individuare i soggetti legittimati ad un'eventuale impugnazione. Da quanto detto si comprende l'enorme responsabilità soprattutto della figura del Presidente ed oggi più che mai è divenuta una grande incombenza ricoprire questo ruolo e saper scrivere una delibera in modo da non renderla impugnabile o addirittura nulla. Ecco perché diventa indispensabile affidare l'incarico di amministratore ad una persona competente, capace di guidare e istruire gli stessi condomini anche nell'attribuzione e svolgimento di questi ruoli importanti. L'intervento di oggi di Sergio Melluso, esperto in materia condominiale, segretario dell'Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce e coautore del manuale dell'avvocato Rodolfo Cusano, amministratore di condominio, edizioni Simone, è dedicato ad una fase fondamentale nella vita condominiale, ossia la convocazione di assemblea. Approfondiremo le questioni relative ai termini da rispettare per l'invio delle convocazioni, al contenuto che obbligatoriamente devono possedere, ai soggetti legittimati a convocare l'assemblea e ai destinatari della convocazione. Ci soffermeremo sulle modalità di trasmissione della convocazione di assemblea che sono state definite oramai in maniera esatta dalla legge di riforma e sulla possibilità da parte dei condomini di richiedere una convocazione di assemblea nei casi di inerzia dell'amministratore. Verranno esaminate numerose casistiche relative agli errori delle convocazioni di assemblea anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali in tema e chiarita l'ipotesi di mancata convocazione di condomino alla riunione condominiale. Inoltre, verrà analizzata anche la possibilità dell'amministratore di convocare più riunioni consecutive, con un unico avviso di convocazione, in modo da assicurare in termini brevi lo svolgimento dell'assemblea con molti punti all'ordine del giorno da esaminare e discutere. Ascoltiamo quindi l'intervento di Sergio Melluso. Un saluto agli ascoltatori di YouSlow Web Radio. L'argomento di oggi analizza la procedura di convocazione d'assemblea, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla legge 220/2012 di riforma del condominio, in relazione più nello specifico ai termini, alle modalità e alle tempistiche. Facendo un rapido passo indietro, ricordiamo che prima dell'entrata in vigore della riforma non vi era un termine preciso per convocare l'assemblea ordinaria e, per consuetudine, questa si teneva entro 2 o 3 mesi dalla data di chiusura della gestione condominiale. L'amministratore, inoltre, secondo quanto previsto dal vecchio testo dell'articolo 1129 del Codice Civile, era passibile di revoca da parte dell'autorità giudiziaria se per 2 anni non aveva reso il conto della sua gestione. Tale disciplina lasciava liberi di fatto molti amministratori di non convocare annualmente l'assemblea ordinaria al fine di discutere ed approvare il rendiconto della gestione.
Tale prassi è da ritenersi definitivamente superata con l'emanazione del nuovo testo normativo, che invece prevede espressamente all'ultimo comma dell'articolo 1130 del Codice Civile, al punto numero 10, l'obbligo per l'amministratore di redigere il rendiconto annuale e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni dalla chiusura della gestione. Vi è quindi un termine oltre il quale si configura un caso di grave irregolarità per cui qualsiasi condomino può ricorrere al tribunale per la revoca dell'amministratore. Per intenderci, in un condominio la cui gestione finanziaria segue l'annualità solare, 1 gennaio 31 dicembre, l'amministratore dovrà chiudere i conti e provvedere a convocare l'assemblea entro il 30 giugno, potendo fissare la data di prima e seconda convocazione anche successivamente tale termine. Cosa deve contenere dunque l'avviso di convocazione? La risposta ci viene fornita dal comma terzo dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che inserisce quali elementi essenziali l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, nonché del luogo e dell'ora della riunione in prima e in seconda convocazione. La mancanza di uno di questi elementi dovrà essere impugnata ai sensi dell'articolo 1137 del Codice Civile quale vizio di annullabilità. Non di rado, prima dell'ingresso della riforma, accadeva di leggere avvisi di convocazione contenenti la data di prima e seconda riunione nello stesso giorno, a distanza di una o due ore una dall'altra. Alla luce di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 66 delle disposizioni in attuazione del Codice Civile, ciò non è più possibile, essendo stato previsto che l'assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. Accade spesso che si pongano in prima convocazione orari per così dire strani, tali da non permettere la presenza per ragioni obiettive, il raggiungimento della maggioranza prescritta. La convocazione deve comunque in questi casi ritenersi valida perché nessuna norma impone l'orario preciso, così come ribadito peraltro dalla Suprema Corte con sentenza numero 697 del 2000. Tale pronuncia inoltre precisa che non sono applicabili in seconda convocazione le maggioranze previste per la prima, attribuendo la mancata partecipazione dei condomini all'orario notturno di prima riunione. Ipotesi diversa è quella dell'invito fatto solo per l'assemblea in seconda convocazione, senza riferimento ad una data di prima riunione. In questo caso l'assemblea di seconda convocazione diventa automaticamente di prima e per la sua validità occorre che si raggiunga il quorum previsto dal primo comma dell'articolo 1136 del Codice Civile, con la logica conseguenza che le delibere che non rispettano detto quorum sono automaticamente annullabili. Sono invece previsti limiti riguardanti il luogo, in quanto l'assemblea deve convocarsi possibilmente entro i confini della città o comunque in un luogo facilmente raggiungibile da tutti i condomini, atto comunque a consentire il normale svolgimento della riunione. Ove possibile, le riunioni si terranno all'interno dell'edificio per garantire una maggiore presenza dei condomini. In mancanza saranno svolte presso lo studio dell'amministratore o in altri luoghi facilmente fruibili dai condomini, precisando sempre in convocazione l'indirizzo esatto della sede della riunione. Destinatari dell'avviso di convocazione sono tutti i proprietari dei piani del fabbricato condominiale. Nel caso frequente di comunione dei beni tra coniugi è opportuno che l'invito sia fatto ad entrambi. Come parimenti poi va fatto a tutti gli eventuali comproprietari di un bene in comunione, sebbene su questo aspetto la giurisprudenza si è espressa intendendo sufficiente la convocazione fatta anche ad uno solo dei comproprietari, qualora per la singola fattispecie è possibile presumere che anche gli altri ne abbiano avuto notizia. La convocazione deve in definitiva sempre essere fatta ai proprietari e ciò vale anche in materia di riscaldamento e condizionamento d'aria.
Infatti, anche l'articolo 10 della legge 39 del 91 non si sottrae a tale regola, in quanto lo stesso prevede solo l'ipotesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle assemblee convocate per deliberare sulle spese ordinarie sostenute e sulle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria. Tale normativa però nel permettere all'inquilino la partecipazione all'assemblea e nel conferirgli dunque il diritto di voto nelle relative deliberazioni ha stabilito un preciso diritto a suo favore per il soddisfacimento del quale è necessario che egli abbia puntuale notizia della data dell'adunanza. E poiché l'amministratore ha l'obbligo di avvisare il proprietario dell'immobile e non l'eventuale inquilino, in virtù di un preciso rapporto contrattuale esistente solo tra quest'ultimo e il locatore, la giurisprudenza ritiene pacifico che l'onere di avvisare il proprio inquilino ricada sul proprietario e non sull'amministratore. In conclusione, possiamo dire che l'interlocutore dell'amministratore è sempre e soltanto il proprietario, unico titolare di diritti degli obblighi condominiali. Importante introduzione normativa su cui vorrei soffermare l'attenzione inerisce le modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione. Lo stesso, fino all'ingresso della legge 220/2012, è stato ritenuto non soggetto a particolari formalità ed era pertanto sufficiente che raggiungesse i partecipanti in qualsiasi modo. Secondo quanto previsto invece dal novellato comma terzo dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, deve essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Vi riporto una recentissima sentenza isolata della Commissione Tributaria di Bari dello scorso 10 maggio 2016, secondo cui la notifica fatta con l'addetto di una posta privata non ha lo stesso valore di quella fatta con il postino di Poste Italiane. Solo quest'ultimo, infatti, secondo la Commissione, sarebbe considerato un pubblico ufficiale in grado di attestare con valore di piena prova la consegna della lettera e la relativa data. Tale orientamento rischierebbe di vanificare l'intero sistema di spedizione tramite raccomandata R dei servizi di Poste private, servizi di cui ad oggi si avvalgono moltissimi amministratori condominiali sia per motivi legati ai costi che per la rapidità delle consegne. I termini di trasmissione sono rimasti invariati, l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo diversamente disposto dal regolamento condominiale. I 5 giorni tuttavia vanno intesi come liberi, cioè pieni, non viene perciò considerato il dies a quo e il dies a quem. Ovviamente il termine dovrà essere calcolato dalla data di prima convocazione. Molte sono le insidie che si generano con le trasmissioni a mezzo raccomandata R. L'amministratore deve verificare che il condomino abbia regolarmente ricevuto la raccomandata R nei termini, dovrà essere in possesso pertanto della relativa attestazione di ricezione. Il plico contenente l'avviso di convocazione con gli allegati, infatti, potrebbe risultare in giacenza presso l'ufficio postale, non essendo stato ritirato dal destinatario. La notifica si intende effettuata solo ed esclusivamente se il destinatario ritira la raccomandata in giacenza presso l'ufficio postale oppure se il plico ritorna all'amministratore per compiuta giacenza, ossia trascorsi 30 giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Qualora il condomino convocato a mezzo raccomandata R che non abbia ritirato l'avviso di convocazione in giacenza si presenti comunque in assemblea, a quel punto sana del tutto il vizio dell'irregolare convocazione. Ricordo tuttavia che la mancata convocazione di un condomino non è più motivo di nullità ma di mera annullabilità, in quanto il relativo vizio della delibera rientra nelle violazioni di norme che disciplinano il procedimento e come tali sono meramente annullabili. Cito la Cassazione a Sezioni Unite 4801 del 2005 che definisce con precisione le delibere nulle e le delibere annullabili.
Nell'articolo 66, all'ultimo comma, è prescritta la possibilità di fissare più riunioni consecutive, in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto in un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. Nei casi in cui l'amministratore non provveda a convocare l'assemblea, creando dunque oggettive situazioni di difficoltà per il condominio, lo stesso articolo 66 al primo comma prevede la possibilità di richiedere all'amministratore da parte di almeno due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi la convocazione di un'assemblea con specifica indicazione anche dei punti all'ordine del giorno da inserire. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, gli stessi condomini promotori della richiesta provvederanno ad autoconvocarsi, trasmettendo l'avviso di convocazione con le stesse modalità elencate poc'anzi a tutti i partecipanti al condominio. Tale procedura, ancora direi poco conosciuta dai condomini, è però uno strumento importante che consente di limitare ogni eventuale abuso da parte dell'amministratore. L'inadempienza, peraltro, dovuta a una vera e propria volontà contraria dell'amministratore a effettuare la convocazione, può produrre la sua revoca ai sensi dell'articolo 1129 del Codice Civile, essendo inserita espressamente tra le gravi irregolarità. La facoltà, anche da parte di un solo condomino, di richiedere la convocazione al fine di far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore è prevista dall'articolo 1129 del Codice Civile nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza all'apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale. L'assemblea, infine, può anche essere convocata da ciascun condomino in mancanza dell'amministratore. Per concludere, l'avviso di convocazione per consuetudine include in allegato anche l'atto di delega, sia per la prima che per la seconda convocazione. Perché sia valida in assemblea, la delega deve essere sempre in forma scritta e per espressa introduzione normativa mai può essere conferita all'amministratore. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Use Low Web Radio. Da Edmondo De Amicis. Era una delle più vecchie case di Torino, un antico convento, dicevano, senza soffitte, senza terrazzini sul cortile, con due sole scale mal rischiarate, su ciascuna delle quali non erano che 6 quartieri, la più parte assai piccoli e abitati tutti da gente tranquilla. Sulla scala del padron di casa, al primo piano, abitava l'ingegnere Ginoni, con la sua famiglia, con la quale la Pedani era in relazione per essere stata maestra elementare d'una delle figliuole, che allora era alunna della scuola Margherita. Stavano sullo stesso piano due vecchie sorelle, agiate, tutte di chiesa, scrupolose a segno che non alzavano mai gli occhi in viso ad un uomo, e buonissime in fondo, le quali avevano dapprima salutato la Pedani cortesemente e poi smesso di salutarla, dopo che per via delle persone di servizio avevano saputo che essa frequentava un corso di anatomia e fisiologia applicata alla ginnastica, fatto dal dottor Gamba. Al secondo piano, in faccia al commendatore, abitava un vecchio professore di lettere, certo cavalier Padalocchi, vedovo e pensionato, un linguista terribile, dicevano, ma di maniere compitissime. Il terzo piano era tutto scolastico e ginnastico. Use Low Web Radio. E per oggi è tutto, un saluto da Angelo Marzo, Alac Lecce e Use Low Web Radio, ricordandovi che lo speciale del condominio andrà in onda tutte le settimane. Vi ricordo ancora i numeri della radio, 331-309-7852, la mail webradio@uslow.it, il sito www.webradio.uslow.it attraverso il quale potete segnalare gli eventi. E per oggi è veramente tutto, una buona serata a tutti. Use Low Web Radio. Use Low Web Radio. E
e bentrovati a tutti i radioascoltatori con il consueto appuntamento con il condominio in collaborazione con ALAC di Lecce. Oggi ascolteremo l'avvocato Pietro Elia, uno dei maggiori esponenti della mediazione dell'ADR in campo nazionale, e l'avvocato Giuliana Bartiromo, presidente dell'ALAC Lecce, parlare sulle questioni relative alla mediazione e il condominio. Prima di leggere le schede introduttive e di sentire i loro interventi, mi preme ricordare i numeri della radio. 331-309-7852 per messaggi WhatsApp, audio, SMS, la mail webradio@uslow.it, il sito web www.webradio.uslow.it attraverso il quale segnalare eventi, inviare pareri, critiche e quant'altro. E ora diamo lettura delle schede prima degli interventi. Uslow Web Radio. L'intervento di oggi dell'avvocato Giuliana Bartiromo del Foro di Lecce, esperta in condominio e locazioni, presidente dell'Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce, responsabile scientifico dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per amministratori condominiali, ha lo scopo di approfondire il tema della procedura di mediazione in condominio, atteso che le liti condominiali affollano le aule giudiziarie italiane. La legge di riforma del condominio, la legge numero 220 del 2012, ha previsto espressamente l'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice Civile per disciplinare tutti gli steps della procedura di mediazione da seguire per il condominio. Pertanto, l'avvocato Bartiromo ci chiarirà quali sono le controversie condominiali soggette alla mediazione obbligatoria, dove presentare la domanda di mediazione, in che modo l'amministratore dovrà procedere nel momento in cui riceve un'istanza di mediazione, come e quando convocare l'assemblea per munirsi poi della delibera autorizzativa a partecipare al procedimento di mediazione. L'avvocato Giuliana Bartiromo si soffermerà inoltre sui dettagli procedurali connessi al calcolo dei termini per impugnare le delibere assembleari ex articolo 1137 Codice Civile, in modo da non rendere vani né i tentativi di mediazione obbligatori né i successivi eventuali atti giudiziari di impugnazione alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali. Ascoltiamo quindi l'intervento. Uslow Web Radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Uslow Web Radio. Oggi parliamo di mediazione e condominio. Ebbene, su circa 5 milioni di cause civili pendenti in Italia, secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, sarebbero oltre 1 milione quelle relative a liti condominiali. Le cause più frequenti di liti in condominio sono sicuramente emissioni di rumori o di odori nelle aree comuni o provenienti dagli appartamenti vicini, l'occupazione in aree comuni di veicoli dei condomini, i rumori causati dai giochi dei bambini in cortile, o da motori di condizionatori, da altre attività commerciali, fino ad arrivare anche allo sgocciolamento causato dall'innaffiatura delle piante sui balconi, alla conduzione di animali nelle aree comuni e in generale a tutto quello che riguarda il decoro esterno del condominio, quindi posizionamento di condizionatori, pensiline, il bucato steso, il lancio di mozziconi di sigarette dai balconi, tovaglie sbattute e via dicendo. L'esigenza della mediazione è particolarmente sentita nei rapporti condominiali, atteso che fra le parti sussiste una relazione di fatto che può riguardare i legami futuri tra i condomini, dato che si tratta di soggetti che convivono nello stesso luogo. Il decreto del fare del 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 numero 98, ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, che pertanto torna ad essere la condizione di procedibilità delle domande concernenti le controversie condominiali. La legge 220/2012 di riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno del 2013, aveva già previsto nel suo corpus normativo l'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione, relativo proprio alla mediazione nelle controversie condominiali, precisando che per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, del decreto legislativo numero 28 del 2010, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo del codice, in riferimento è alla proprietà, titolo settimo, alla comunione, capo secondo, che è il capo appunto che disciplina il condominio negli edifici, e tutti gli articoli delle disposizioni di attuazione da 61 a 72 inerenti al condominio. Pertanto sono oggetto di mediazione tutte le cause tra il condominio e il singolo condomino,
in quanto i condomini hanno l'obbligo di rispettare il vivere sociale del palazzo, senza ledere il pari uso degli altri condomini e gli obblighi sanciti dal regolamento di condominio, per cui nel caso di mancato adempimento di tali obblighi bisognerà ricorrere alla mediazione. Le cause tra il condominio e terzi, anche queste vanno in mediazione, ad esempio in presenza di un contratto di appalto per la manutenzione ordinaria o straordinaria di una parte comune dell'edificio, e anche le cause tra il condominio e l'amministratore, nel caso in cui si riscontra ad esempio la mancanza della dovuta diligenza nel compimento delle attività dell'amministratore, il condominio o i singoli condomini possono agire in ragione del rapporto di mandato contrattuale intercorrente con il proprio amministratore. Pertanto rientrano in mediazione tutte le controversie in tema di condominio, tutte le controversie relative all'impugnazione delle delibere, le controversie per errata esposizione di costi e di riparti in contabilità condominiale, le controversie sul tema delle tabelle millesimali, controversie in materia di disconoscimento, ad esempio, di spese urgenti anticipate dal singolo condomino, tutto quello che riguarda la non approvazione di rendiconti condominiali, fino ad arrivare anche alle controversie in materia di diritto di accesso agli atti, esibizione dei documenti condominiali e via dicendo. Non sono invece oggetto di mediazione obbligatoria i ricorsi per decreto ingiuntivo e le procedure concernenti la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio di volontaria giurisdizione. Ma come si presenta una domanda di mediazione? L'articolo 71 quater ce lo dice, la domanda di mediazione deve essere presentata a pena di inammissibilità presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui l'articolo 1136 secondo comma del codice, ossia con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti 500 millesimi. Pertanto l'amministratore dovrà munirsi di apposita delibera assembleare che lo autorizza a partecipare al procedimento. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. Che cosa significa? Il legislatore ha considerato le difficoltà tecniche di molti amministratori per le convocazioni di assemblea. E pertanto, se il termine dell'incontro è troppo vicino e l'amministratore non ha la possibilità di dotarsi della delibera, allora potrà formulare un'istanza all'organismo richiedendo il differimento del primo incontro in modo da convocare l'assemblea a rendere edotti i condomini della procedura, oppure potrà presentarsi direttamente all'incontro e richiedere in quella sede il differimento della prima comparizione. Tale incombenza potrebbe essere superata se, ad esempio, all'inizio di ogni periodo gestionale l'amministratore si faccia autorizzare dall'assemblea a partecipare direttamente al primo incontro di ogni potenziale istanza di mediazione che venga notificata al condominio. Ciò perché, come dicevamo, i tempi tecnici tra la ricezione dell'invito alla mediazione e l'incontro presso l'organismo di mediazione sono molto ristretti e quindi l'amministratore, in caso di ricevimento di un atto, di un invito al procedimento di mediazione, potrebbe trovarsi costretto ad inviare una comunicazione all'ente per richiedere di posticipare il primo incontro in modo da avere il tempo di convocare l'assemblea. Ancor di più, se facciamo riferimento anche all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione in merito alla convocazione di assemblea, si prescrive che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. E se consideriamo anche i casi in cui i regolamenti prevedono a volte un termine maggiore, 10 giorni, 15 giorni, l'amministratore ha l'obbligo di rispettare questo termine più favorevole per i condomini e quindi si capisce bene la difficoltà di convocare in tempi brevi le assemblee. In poche parole, l'amministratore deve avere il tempo per l'inoltro della convocazione, la quale ha la caratteristica di atto recettizio con l'indicazione all'ordine del giorno della materia del contendere, l'oggetto del tentativo di mediazione obbligatorio, nonché della decisione di aderire o meno, ovvero quella di mediare. Tuttavia, ed indipendentemente dall'esito di tale richiesta, il problema potrebbe anche non essere risolto, posto che l'assemblea potrebbe anche non deliberare, ovvero andare deserta. Quindi, onde evitare vari inconvenienti e comunque prima che giungano gli inviti per le procedure di mediazione, l'amministratore potrà convocare un'assemblea di condominio con uno specifico punto all'ordine del giorno che metta i condomini nelle condizioni di scegliere preventivamente come e in che modo indirizzare l'operato dell'amministratore.
Pertanto l'amministratore avrà una delibera preventiva di autorizzazione a partecipare quantomeno al primo incontro, senza doversi affrettare a convocare l'assemblea per decidere se partecipare o meno al procedimento. È chiaro che successivamente la proposta di mediazione deve essere comunque approvata dall'assemblea, quindi l'amministratore ha l'obbligo di riconvocare nuovamente un'assemblea per rendere edotti i condomini delle risultanze, e tale proposta deve essere approvata con la maggioranza di quell'articolo 1136 secondo comma del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere come non accettata. Quindi ogni condomino che vorrà impugnare una delibera condominiale ritenendola lesiva dei suoi diritti dovrà esperire, prima di adire l'autorità giudiziaria, un preventivo tentativo di mediazione della controversia. L'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione deve necessariamente ricollegarsi con l'articolo 1137 del codice relativo appunto all'impugnativa delle delibere assembleali. E ricordiamo, l'articolo 1137 prescrive che le deliberazioni prese dall'assemblea innanzitutto sono obbligatorie per tutti i condomini, che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine di 30 giorni. Ricordiamo altresì il calcolo di questi 30 giorni, perché per i dissenzienti o gli astenuti i 30 giorni si calcolano dalla data della delibera. Per gli assenti, i 30 giorni si calcolano dalla data di ricezione del verbale. È importante inoltre sottolineare che l'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. Per intenderci, non basta aver proposto la mediazione e eventualmente la contestuale citazione di impugnativa della delibera per ottenere la paralisi dell'esecuzione della delibera stessa, che appunto può essere disposta solo ed esclusivamente dal giudice. La domanda di mediazione interrompe il famoso termine dei 30 giorni nel momento in cui la controparte riceve l'istanza di mediazione. Quindi la comunicazione della domanda di mediazione impedisce la decadenza dei 30 giorni ex articolo 1137 e in caso di esito negativo della mediazione, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Palermo con la sentenza del 19 settembre 2015, dal deposito del verbale decorre nuovamente e per intero il medesimo termine dei 30 giorni. Il caso di Palermo è stato un caso singolare, questa sentenza del settembre 2015, perché il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, assumendo che l'attore che aveva esperito il tentativo di mediazione al 28° giorno dalla delibera avrebbe dovuto iscrivere al ruolo la causa entro i restanti 2 giorni a lui rimanenti per promuovere l'azione giudiziaria. Ciò perché dalla data del deposito del verbale negativo di mediazione, secondo il Tribunale palermitano, il termine dei 30 giorni rimaneva sospeso per poi riprendere a decorrere per l'impugnazione della delibera. In realtà questo è stato davvero un caso isolato, in quanto i riferimenti normativi della vicenda vanno rinvenuti innanzitutto nell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 e anche nell'articolo 1137. Difatti, il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 afferma che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. Non è pertanto nella lettera e nello spirito del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 concludere, al pari di quanto fatto dal Tribunale di Palermo, che ai fini dei 30 giorni, ex articolo 1137, il procedimento di mediazione funzioni come fosse una causa di sospensione, nel senso che alla cessazione di esso, consacrata dal deposito del verbale presso la segreteria dell'ente, il termine riprende a correre dal punto di progressione che aveva raggiunto al momento della comunicazione della domanda. La comunicazione della domanda di mediazione è stata intesa dal legislatore come evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, quale in particolare quello di impugnazione ai sensi dell'articolo 1137, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, bensì in quanto instaura un rapporto diretto a realizzare un accordo conciliativo. Quindi l'inizio della mediazione non vale
Tuttavia, sottrarre definitivamente alla decadenza il diritto esercitato nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione sortisca esito negativo, nel qual caso decorre un secondo ed ultimo identico termine decadenziale. Questa ricostruzione non si pone in contrasto con l'istantaneità dell'effetto impeditivo ed il suo ricollegarsi al compimento di un solo ed unico atto, atteso che la decadenza opera sul diritto e non sulla conciliazione o sull'azione giudiziaria. Quel che certamente appare inaccettabile è attribuire alla comunicazione dell'istanza di mediazione, come ha fatto il Tribunale di Palermo, una sorta di effetto impeditivo o sospensivo del termine di decadenza. Riassumendo, in definitiva, oggi per impugnare una delibera assembleare bisogna attivare obbligatoriamente la procedura di mediazione nei termini indicati. Il termine dei 30 giorni viene interrotto per una sola volta nel momento in cui l'istanza di mediazione giunge al destinatario. A seguito del procedimento di mediazione, in caso di mancato accordo, entro i successivi 30 giorni dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo, bisognerà poi ricorrere eventualmente all'autorità giudiziaria. Ricordiamo che l'amministratore deve munirsi di idonea autorizzazione a partecipare alla mediazione con l'assistenza di un avvocato e la delibera è approvata con la maggioranza del secondo comma dell'articolo 1136. Ricordiamo altresì che la domanda di mediazione deve essere presentata a pena di inammissibilità presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è situato il condominio. Alla luce di quanto esposto, si raccomanda sicuramente agli amministratori di condominio di far approvare preventivamente una delibera ad integrazione anche del regolamento di condominio che specifichi i loro poteri riguardo al procedimento di mediazione. E invece, per quanto riguarda la mediazione stessa, è bene che l'amministratore tenga un comportamento corretto nei confronti di controparte, cercando di distinguere l'interesse e i motivi di diritto vantati in modo da evidenziare invece possibili soluzioni alternative da sottoporre comunque all'Assemblea. L'amministratore inoltre non deve arroccarsi sulle questioni di puro diritto, sostenendo la legittimità dell'operato o il diritto del condominio. Siamo in presenza, ricordiamo, di un procedimento di mediazione che tende alla soluzione del conflitto e non in un procedimento giudiziale che attiene alla mera legittimità degli atti. Occorre quindi che l'amministratore favorisca l'operato del mediatore teso a trovare quella soluzione atta a restituire alla compagine condominiale la tranquillità dovuta ed evitare una lite la cui valutazione se giusta o non giusta non spetta a lui. Vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. Use Low Web Radio. Avvocato Pietro Elia, del Foro di Lecce, esperto in tecniche di mediazione e negoziazione e sistemi ADR, mediatore, negoziatore ed arbitro, responsabile scientifico di 5 enti nazionali che si occupano di corsi di formazione iniziale e di aggiornamento in ADR. Mediazione e condominio. L'intervento di oggi ha lo scopo di approfondire le competenze ed il ruolo del mediatore nei conflitti condominiali. La mediazione e le ADR in genere sono un contesto nuovo per l'ordinamento italiano, a causa di una predominante cultura legale, e comporterà un adeguamento verso un innovativo ruolo dell'avvocato ed una giustizia multidimensionale. Ascoltiamo quindi l'intervento dell'avvocato Pietro Elia. Use Law Web Radio. Buonasera, sono l'avvocato Pietro Elia. Intanto preliminarmente ringrazio per l'invito Use Law Web Radio e saluto tutti i colleghi e immagino colleghi radioascoltatori. L'argomento del quale tratteremo oggi riguarda il rapporto che vi è fra la mediazione, quindi un tipico sistema ADR, ed il condominio. Come già stato detto dalla collega e amica Giuliana Bartiromo, che ha già ben enunciato la questione sotto il profilo normativo ed in quanto la materia del condominio rientra fra le cosiddette condizioni di procedibilità e pertanto è obbligatorio un tentativo di mediazione prima di poter e dover esperire eventualmente il contenzioso appunto avente ad oggetto una controversia condominiale.
Che dire, c'è una certa assonanza, una certa affinità fra quello che è il ruolo del mediatore e quello che è il ruolo dell'amministratore. Entrambi hanno sicuramente una competenza di natura trasversale, si occupano di diverse tipologie di materie. E infatti uno degli argomenti principe che riguarda qual è il ruolo del mediatore riguarda appunto la sua competenza e la sua professionalità, che deriva non solo dal suo sapere e conoscere di diritto o di economia o per la materia per il quale in questo caso ovviamente è di diritto, ma è una competenza assolutamente trasversale, cioè contaminata da altre discipline di tipo non giuridico che riescono a rendere la contesa del diritto, diciamo, più elastica, una sorta di concezione sartoriale del diritto, un abito fatto su misura per le parti. Questo è possibile grazie alla professionalità del mediatore, il quale cercherà non tanto di trovare una soluzione, perché questo è compito sia delle parti che devono essere assolutamente protagoniste del tavolo della mediazione, ma assolutamente ed unitamente ai loro avvocati che assisteranno le parti in mediazione e quindi cercheranno di individuare un'area negoziale comune per poi poter addivenire ad un accordo che, come ben sappiamo e come prevede la legge, è anche omologabile e quindi diventerà un titolo esecutivo a tutti gli effetti. Quindi l'invito che io faccio per il discorso del tavolo negoziale e della mediazione è di non vederla come una vera e propria condizione di procedibilità, ma più come un'opportunità per poter vedere quella controversia non solo e strettamente secondo paradigmi giuridici. Ovviamente questo non vuol dire che il merito della questione non è importante, ma possono esserci altri elementi che ci possono consentire di valutare la stessa controversia secondo una prospettiva più ampia e meno verticale di quella che ci propone il diritto. Anche perché la controversia secondo diritto riguarda solo o dirime solo il contrasto tra le parti, mentre in mediazione si va un po' più a fondo di quelle che sono le posizioni e quindi si va diciamo a vedere quelli che sono i bisogni e gli interessi che sono sottesi alle posizioni, che solitamente quasi sempre sono rappresentate dalle posizioni secondo diritto. Diciamo che molte volte, specie nell'ambito condominiale, la questione sfocia in un conflitto perché probabilmente ci possono essere anche dei problemi di natura personale che vanno al di là del diritto, possono esserci dei rancori, un po' come accade anche nelle questioni di divisione ereditaria, e in questo senso è importante sia il ruolo del mediatore, sia il ruolo delle parti e sia il ruolo degli avvocati. Il mediatore, il quale deve essere in questo senso un facilitatore, cercare di aiutare le parti a riabilitare un canale comunicativo al fine poi di poter adottare la migliore strategia negoziale e per trovare quindi un accordo che soddisfi non solo le posizioni ma anche i loro bisogni e interessi. E quindi sicuramente da questo punto di vista ha dei vantaggi risolvere il conflitto in mediazione, poiché appunto andiamo o potremo andare alla radice del problema. Questo vuol dire che una volta raggiunto l'accordo, magari le parti in causa sicuramente non avranno un rapporto idilliaco, perché poi bisogna essere realisti, anche perché lo spot della famiglia del Mulino Bianco esiste solo appunto in TV. Nella realtà però questo potrà portare, se non altro, a rasserenare quei rapporti e perlomeno le parti in causa potranno sicuramente magari salutarsi in maniera civile, perché davanti alla prospettiva di un giudizio pendente e a questa continua tensione al pensiero che è il vicino di casa con il quale ho avuto un contenzioso, lo devo incontrare, oddio, chissà cosa gli dico, chissà cosa farò, è uno stato di tensione che alla fine fa star male, corrode interiormente. Probabilmente il fatto di poter risolvere anche entro breve tempo, come prevede la legge, entro 90 giorni,
una controversia che magari dura da anni, è sicuramente un'opportunità. Ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, nessuno pretende di porre la mediazione come la panacea di tutti i mali, tuttavia è un modo alternativo o più appropriato per determinate controversie anche di natura condominiale. Il problema principale in questo momento dell'istituto della mediazione, ben sappiamo, è un problema di tipo culturale, anche perché, anche se in maniera meno rigida dei primi tempi, sicuramente c'è ancora una resistenza in quanto l'avvocato che studia giurisprudenza, alla quale è stato probabilmente in maniera inesatta insegnato che l'unico strumento per risolvere la controversia è il processo, ma noi sappiamo così che non è, ce lo dice la società mondiale, ce lo dicono i paesi dove il sistema giustizia funziona, scusate, poiché dove c'è un sistema di giustizia efficiente c'è un altrettanto sistema di ADR efficiente. In questo senso bisogna tuttavia prendere atto che nel terzo millennio è cambiato, deve cambiare il ruolo dell'avvocato, o meglio, è sicuramente superato il concetto di avvocato esclusivamente avversariale che difende la parte, e questo è un atteggiamento, una strategia difensiva che giustamente bisogna mettere in atto in un tribunale dove esiste un diritto che regola torti e ragioni. E vi è in un certo senso una macchina retrospettiva, in quanto si guarda al passato, a ciò che è stato, appunto per stabilire un responsabile di quella determinata controversia. In mediazione già la prospettiva temporale cambia perché si guarda al futuro e quindi alla relazione, nel caso di specie, dei condomini. E quindi il ruolo dell'avvocato, come dice il professor Di Maio, deve essere visto come una sorta, in alcuni contesti ovviamente, come architetto delle relazioni. Questo concetto va a mutare anche il concetto di diritto. Esiste adesso un nuovo diritto che è mutuato dalla dottrina del diritto civile tedesco, che il professor De Maio ha tradotto in diritto materializzante. Cosa vuol dire? Il diritto materializzante è un diritto che in realtà va al di là dell'apparenza o di ciò che è previsto apparentemente dalla norma e va più a fondo, appunto va al di là di quello che è il diritto enunciato e va a scavare per individuare quali sono gli interessi delle parti, interessi non solo giuridici, e probabilmente fare vincere un interesse della relazione o a mantenere quella relazione, e sicuramente anche dei bisogni delle parti. Tutto questo quindi ci porta a fare un'altra considerazione sul concetto di giustizia in Italia, perché in Italia c'è un concetto che è ormai superato, o meglio, è sicuramente da una dottrina autorevole anche superato il concetto di monopolio della giurisdizione ordinaria, poiché invece in realtà nel terzo millennio non esiste più una giustizia ordinaria, ma esistono più tipi di giustizia, e quindi a quella ordinaria si affianca una giustizia amministrata, come quella della giustizia privata dell'arbitrato, una giustizia riparativa, come quella della mediazione penale, e una giustizia consensuale che ci è data dalla negoziazione e dalla mediazione. Quindi si tratta di avere l'umiltà e la presa d'atto che un avvocato moderno deve avere un approccio multidimensionale con la controversia, e se attuerà una formazione professionale adeguata in questo senso, implementerà la propria professionalità e quindi darà un servizio probabilmente migliore al proprio cliente.
Io quindi a questo punto concludo il mio intervento, ringrazio nuovamente Ius Law Radio per l'opportunità che mi è stata data e saluto sia gli organizzatori di questa bellissima iniziativa che i radioascoltatori. Alla prossima. Ius Law Web Radio. Palazzo, poi. La gente del popolo lo chiamavano il Palazzo d'Oro, perché tutto il casamento, insino al tetto, era come imbottito da quel metallo. Drento, poi, c'erano due scale, A e B, con 6 piani e con 12 inquilini caduna, 2 per piano. Ma il trionfo più grande era la scala A, piano terzo, dove ci stavano dei quali barducci, con i fiocchi pure loro. E in fascia di balducci c'è stava una signora, una contessa, che teneva un sacco di soldi pure essa, una vedova. Da quel pasticciaccio brutto di via Merulana, di Carlo Emilio Gadda. Ius Law Web Radio. E per oggi è tutto, un saluto da Angelo Marzo, Alac Lecce e Ius Law Web Radio, ricordandovi che lo speciale del condominio andrà in onda tutte le settimane. Vi ricordo ancora i numeri della radio, 331-309-7852, la mail webradio@iuslaw.it, il sito www.webradio.iuslaw.it attraverso il quale potete segnalare gli eventi. E per oggi è veramente tutto, una buona serata a tutti. Ius Law Web Radio. Ius Law Web Radio. E buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Ius Law Web Radio. Oggi pomeriggio, come di consueto, puntata in collaborazione con Alac Lecce, l'Associazione Liberi Amministratori Condominiali, con in particolar modo la dottoressa Maria Rosaria Monsellato, componente del Centro Studi e responsabile dell'area fiscale del Centro Studi Nazionale Associazione Piccoli Proprietari Casa, docente nei corsi di formazione per amministratori condominiali. Affronterà la dottoressa adempimenti fiscali in condominio. Seguirà Sergio Melluso, l'esperto in materia condominiale e segretario dell'associazione ALAC, con i bilanci in condominio. Ricordo a tutti i numeri della radio, 331-309-7852, la mail webradio@iuslaw.it, il sito www.webradio.iuslaw.it. Buon ascolto! Ius Law Web Radio. L'intervento odierno di Sergio Melluso, esperto in materia condominiale, segretario Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce e coautore del manuale dell'avvocato Rodolfo Cusano, amministratore di condominio, edizioni Simone 2015, riguarda l'esame della presentazione dei bilanci in condominio, atteso che la legge di riforma del condominio ha introdotto importanti novità. Ci soffermeremo sui termini indicati dalla legge 220 del 2012 per la presentazione della rendicontazione annuale, con uno sguardo anche a cosa accadeva nel periodo anteriforma. Verranno analizzati gli obblighi dell'amministratore in tema di contabilità, specificato il periodo di bilancio anche in riferimento alle clausole contenute nei regolamenti condominiali e le gravi irregolarità dell'amministratore che comportano la sua revoca. Inoltre, verrà chiarito cosa deve contenere un rendiconto o bilancio consuntivo, atteso che la legge di riforma ha introdotto per la prima volta un'apposita norma, l'articolo 1130 bis del Codice Civile, rubricato proprio rendiconto condominiale, che definisce con estrema precisione i documenti che devono essere presentati ai condomini per l'approvazione della documentazione contabile di fine anno gestionale. Ascoltiamo quindi l'intervento di Sergio Melluso. Ius Law Web Radio.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Ius Law Web Radio. L'argomento della rassegna speciale condominio di oggi, 30 giugno 2016, su cui voglio canalizzare la mia attenzione, attiene ai bilanci condominiali. La ragione di tale scelta è dovuta ad alcune importanti novità introdotte dalla riforma del condominio. Come è stato già accennato in una precedente puntata di questa rassegna, l'amministratore di condominio ante riforma non aveva alcun termine fissato dal Codice Civile per la presentazione dei bilanci condominiali. Solo un eventuale regolamento condominiale poteva prevedere una data entro cui l'amministratore era tenuto a produrre la documentazione contabile dello stabile e, in mancanza di solito, le assemblee di approvazione bilanci venivano comunque svolte tra marzo e aprile. Di conseguenza, in assenza di un termine predefinito, spesso molti condomini si ritrovavano ad approvare il rendiconto annuale al termine dell'anno successivo, se non in casi più gravi ogni due o più anni, con ovviamente evidenti disagi per i condomini da un lato, che non riuscivano ad avere contezza di quanto rendicontato, essendo trascorso un lasso di tempo troppo ampio, ed una grave inadempienza da parte dell'amministratore dall'altro, che rischiava una revoca anche giudiziale se non aveva reso il conto della gestione per almeno due anni, così come previsto dal vecchio testo dell'articolo 1129 del codice. Scendiamo adesso in un'analisi più dettagliata degli argomenti trattati quest'oggi. L'articolo 1130, primo comma, al punto numero 10, è la prima importante svolta. Viene infatti definito dal legislatore l'obbligo di presentare il rendiconto annuale entro un termine preciso, sia per quanto riguarda la sua redazione che per la convocazione di assemblea, in cui dovrà essere discusso ed approvato. Tale termine è di 180 giorni, quindi 6 mesi, che decorrono dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario. In quest'ottica è di fondamentale importanza chiarire quale sia il periodo di bilancio di un edificio in condominio. La definizione di rendiconto annuale contenuta nella norma non lascia spazio alla libera interpretazione. Il termine annuale si riferisce all'anno solare, che si apre a gennaio e si chiude a dicembre. La ratio di tale norma, a seguito della riforma, è quella di uniformare le diverse interpretazioni susseguitesi negli anni precedenti, così da facilitare i condomini proprietari nelle operazioni di controllo dell'operato dell'amministratore, al fine di direi tutelare gli interessi di tutto il condominio. L'urgenza di far coincidere il periodo di gestione condominiale con l'anno solare, preso appunto in considerazione in ambito fiscale. Alla luce di quanto detto, deve considerarsi illegittima qualsiasi eventuale variazione unilaterale del riferimento temporale da parte dell'amministratore, ad esempio facendo iniziare l'anno di bilancio con la data della sua nomina, in quanto il Codice Civile non ne fa alcuna menzione. È dunque fissato per coincidenza proprio oggi, 30 giugno, il termine ultimo per la redazione del rendiconto e l'invio della convocazione di assemblea in tutti gli edifici in condominio in cui la chiusura dell'esercizio finanziario cade il 31 dicembre. Tuttavia, il regolamento condominiale può derogare il riferimento temporale del periodo di bilancio, definendo un arco temporale, sempre annuale ovviamente, che preveda l'inizio e la fine non coincidenti con l'annualità solare. Prendiamo in esame il caso frequente dei cosiddetti condomini estivi, in cui i proprietari non abitano l'immobile abitualmente, ma vi risiedono solo nei mesi estivi. Ebbene, il regolamento potrà stabilire un periodo di bilancio, ad esempio che inizia il 1 giugno e si chiude il 31 maggio, così da garantire una maggiore affluenza nelle assemblee di approvazione dei bilanci, che per consuetudine infatti si svolgono nel mese di agosto. L'amministratore, rispettando la chiusura dell'esercizio finanziario al 31 maggio, avrà l'obbligo di redigere il rendiconto annuale e convocare l'assemblea sempre entro i predetti 180 giorni, 6 mesi appunto a partire da quella data.
Sarà naturalmente cura di un amministratore attento e professionale fissare la data di convocazione in un periodo che per prassi sia risaputo essere di maggiore presenza dei condomini, al fine di dare la possibilità di essere presenti fisicamente in assemblea. Vorrei ulteriormente precisare che un regolamento condominiale può anche prevedere un termine inferiore ai 180 giorni previsti dalla norma, fissandolo ad esempio in 90 giorni e abbreviando così i tempi per la redazione del rendiconto e la conseguente convocazione dell'assemblea per l'amministratore. La clausola eventuale di un regolamento che preveda un termine più lungo invece di 180 giorni sarà da considerarsi nulla, come non apposta. Il mancato rispetto dei termini previsti dal codice civile o dal regolamento condominiale espongono l'amministratore ad un'eventuale revoca per gravi irregolarità. Passiamo ora ad esaminare con quali modalità è necessario redigere un rendiconto anche definito bilancio consuntivo. Il legislatore della riforma è stato molto chiaro in tal senso, dedicandovi un intero articolo del codice, il 1130 bis, rubricato appunto rendiconto condominiale. Secondo quanto sancito dal primo comma, il rendiconto deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale, i fondi disponibili e eventuali riserve, al fine di consentire una immediata verifica da parte dei condomini. La contabilità di un condominio si basa sul riferimento di entrate ed uscite e non su costi e ricavi come invece ragionano le realtà societarie. Questo in primo luogo perché il condominio non è equiparabile ad una società, non essendo dotato di personalità giuridica e in secondo luogo perché al singolo condominio interessa comprendere e verificare immediatamente quanto è stato esborsato e quanto di contro è stato incamerato nelle casse condominiali. I documenti contabili obbligatori di cui deve comporsi il rendiconto sono il registro di contabilità, il riepilogo finanziario ed una nota sintetica esplicativa. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico tutti i movimenti in entrata e in uscita e secondo quanto normato dal 1130, primo comma al punto numero 7, tale registro deve essere aggiornato entro 30 giorni dall'effettuazione della movimentazione. Il riepilogo finanziario si compone del conto economico che riepiloga le voci di entrate e di uscita occorse durante il periodo di gestione e della situazione patrimoniale in cui sono riportati nel dettaglio attività e passività, eventuali fondi o situazioni anche debitorie di annualità pregresse. La nota esplicativa, in ultimo, è una relazione descrittiva obbligatoria di quanto accaduto nel corso dell'anno ed analizza tutti i documenti allegati al rendiconto al fine di dare la possibilità a tutti i condomini di comprendere al meglio gli accadimenti ed anche la contabilità stessa, pur magari non avendo dimestichezza con numeri e piani di riparto. A tal proposito ricordo che i prospetti di bilancio consuntivo analitico, ovvero quelli in cui sono riportate le spese singole raggruppate per tabella, vanno corredati sempre dal piano di riparto, che completa il quadro specificando pro quota ed in base appunto ad ogni tabella il quantum a carico di ogni singolo proprietario. La risultanza del totale delle spese a carico di ciascun condomino, detratte le sue rate versate, definisce il conguaglio finale, che può essere a debito o a credito. Il rendiconto di una gestione, sia essa poi ordinaria o straordinaria, approvato in assenza dei documenti obbligatori ex articolo 1130 bis, è impugnabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice. È altresì impugnabile la delibera che approva il bilancio senza un piano di riparto. Non è raro, tuttavia, riscontrare i maggiori disagi nei casi di morosità dei condomini. Ricordiamo a tal proposito una sentenza del Tribunale di Aosta del 28 maggio 2014 che ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale in capo ad un condomino due anni prima. Tra le motivazioni della sentenza si legge: sebbene in allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea del 2/1/2010 veniva inviato il rendiconto per le spese di rifacimento piazzale
e relativa ripartizione, ciò non è sufficiente affinché la ripartizione si possa intendere approvata e possa costituire titolo di credito a favore del condominio. Precedenti sentenze di Cassazione, tra le più recenti la 49-51 del 2007, avevano già confermato questo orientamento, non lasciando spazio ad ulteriori interpretazioni. Al fine di riscuotere i contributi condominiali, ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, è necessario dunque essere in possesso di un'espressa delibera di approvazione del piano di riparto, così come d'altronde chiaramente definito dall'articolo 63 stesso delle disposizioni, al primo comma. Così come per il rendiconto, anche il bilancio preventivo deve essere corredato dal piano di riparto ed approvato dall'Assemblea in uno specifico punto all'ordine del giorno inserito dall'amministratore. Tale attribuzione è espressamente prevista al punto 2 del primo comma dell'articolo 1135. L'amministratore sarà così legittimato a richiedere un decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 24-299 del 2008, ha stabilito infatti che per la corretta gestione del condominio è necessario consentire all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo fino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. In conclusione, il momento di approvazione dei bilanci con annessi piani di riparto è di fondamentale importanza, in quanto dall'esame di quei documenti è possibile innanzitutto effettuare un controllo sull'attività dell'amministratore, e inoltre ciascun condomino avrà una visione globale della situazione condominiale, potendo al contempo analizzare anche la sua posizione individuale nei riguardi del condominio stesso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Use Low Web Radio. L'intervento della dottoressa Maria Rosaria Monsellato, componente Centro Studi Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce e responsabile area fiscale Centro Studi Nazionale Associazione Piccoli Proprietari Case, docente nei corsi di formazione per amministratori condominiali, approfondirà il tema degli adempimenti fiscali in condominio che ricadono in capo al condominio e che vengono assolti per il tramite dell'amministratore. Tali adempimenti sono strettamente connessi alla natura del condominio e perciò è importante comprenderne la definizione giuridica al fine di garantire una corretta gestione. Non di rado, infatti, si ritiene erroneamente che il condominio sia titolare di partita IVA e questa è incompatibile con il suo ruolo di ente di gestione. L'apertura del codice fiscale, l'investimento sostituto d'imposta, le ritenute, la certificazione unica, la dichiarazione 770, il quadro AC ovvero K, la certificazione per lavori straordinari, rappresentano punti cardine della gestione condominiale. Pertanto, l'amministratore deve conoscere le scadenze e le competenze in termini di responsabilità, soprattutto nel caso in cui i condomini dovessero decidere di cambiarlo. Una corretta amministrazione, infatti, permette di assolvere e rispettare tempestivamente le scadenze senza aggravio alcuno. Tra l'altro, la stessa legge di riforma del condominio ha previsto espressamente all'articolo 1130 del Codice Civile, al punto numero 5, che l'amministratore deve eseguire gli adempimenti fiscali, sottolineando quindi l'importanza di questi adempimenti per la vita condominiale. In assenza di corrette conoscenze, purtroppo, si rischia che il condominio, e quindi i condomini, vadano incontro a sanzioni per non aver ottemperato quanto imposto dalla legge. Ascoltiamo quindi il contributo della dottoressa Maria Rosaria Monsellato. Use Low Web Radio. Buonasera e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi iniziamo la trattazione degli adempimenti fiscali che ricadono in capo al condominio e quindi all'amministratore. Per far questo è necessario comprendere come il legislatore abbia inquadrato questo istituto. Occorre innanzitutto precisare che il condominio può essere titolare solo del codice fiscale e non anche di partita IVA. Un aspetto questo fondamentale che in molti confondono o non conoscono. Il condominio è infatti una persona giuridica senza personalità giuridica. E si tratta di una definizione semplice, ma solo in apparenza,
in quanto contiene una serie di effetti che si trascinano fin dalla sua origine. Se risaliamo indietro nel tempo, infatti, il vecchio codice civile del 1865 non conteneva alcuna norma sul condominio degli edifici, bensì solo alcune norme atte a disciplinare le servitù prediali applicabili ai caseggiati. Ovviamente questo generava non poche difficoltà nella gestione della vita condominiale. Pertanto, su iniziativa dei privati, si cominciarono a redigere i primi regolamenti di gestione, antesignani degli attuali regolamenti condominiali che venivano richiamati negli atti di acquisto e registrati presso gli uffici giudiziari competenti. L'impatto che i predetti regolamenti ebbero fu talmente risonante che indussero il legislatore a regolamentare la materia, dando così origine alla prima legge sul condominio, il Regio Decreto numero 556 del 15 gennaio 1934, convertito nella legge numero 8 del 10 giugno 1935, intitolata Disciplina dei rapporti di condominio sulle case. Anche il riformato codice del 1942 fu un'occasione persa, sebbene in questo caso il legislatore fu più innovativo, mettendo in connessione gli istituti della comunione e del condominio degli edifici. L'articolo 1139, infatti, disciplina chiaramente che per tutto ciò che non è espressamente previsto nel capo secondo, si osservano le norme sulla comunione in generale. Con la riforma del condominio del 2012, poi, ne viene rafforzata la soggettività giuridica. L'articolo 2659, secondo comma, stabilisce infatti che ai fini della trascrizione immobiliare per i condomini devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione ed il codice fiscale. Per cui, se da un lato il legislatore ha ribadito con forza la soggettività giuridica del condominio, parallelamente non gli ha riconosciuto alcuna personalità giuridica, in quanto difetta di due elementi fondamentali: l'autonomia e indipendenza dai singoli soggetti che lo compongono e l'autonomia patrimoniale. Tale ratio viene corroborata anche dall'articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che stabilisce che i creditori possano esperire azioni di recupero nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo l'escussione dai soggetti morosi. Ovviamente quanto detto ha dei riflessi a livello tributario, che devono essere valutati sia ai fini delle imposte dirette, indirette e dei tributi locali, nonché per gli adempimenti connessi al fatto che il condominio è un sostituto d'imposta. Il condominio, come detto, altro non è se non un mero ente di gestione, non distinto dai soggetti che lo compongono. Ciò significa che non è un soggetto di diritto e quindi non può essere un soggetto passivo in capo al quale ricadono proventi, ovvero redditi derivanti dalle parti comuni, sebbene possa essere destinatario di obblighi funzionari per l'attuazione e l'accertamento dell'obbligazione tributaria. Pertanto le imposte e le tasse gravanti sulle parti comuni saranno a carico dei singoli condomini in ragione della quota ideale. A rafforzare quanto detto vi è lo stesso articolo 73 del DPR 971 del 1986, che dispone che possono essere passivi anche gli enti collettivi privi di personalità giuridica, purché siano un ente unitario ed autonomo di situazioni giuridiche non riconducibili ad altri soggetti. Condizione questa che, come detto, è del tutto inesistente nel condominio. Il primo adempimento, quindi, che deve essere posto in essere è l'apertura del codice fiscale, che deve essere obbligatoriamente richiesta. Questo vale per ogni tipologia condominiale: supercondominio, condominio ordinario, condominio minimo. Va richiesto all'Agenzia delle Entrate direttamente, ovvero tramite un professionista abilitato, compilando e sottoscrivendo il modello AA5/6, cui va allegata anche la copia del verbale di nomina, nel caso in cui venga nominato un amministratore. Il modello AA5/6 deve essere compilato anche in caso di cambio di amministratore, indicando i dati del nuovo amministratore e allegando sempre il verbale di nomina. Il codice fiscale, quindi, permette al condominio di essere identificato e nel contempo di assolvere gli adempimenti che gli sono attribuiti. Con DPR 29 settembre 1973 numero 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, articolo 1, comma primo, il condominio, infatti, è stato espressamente indicato quale sostituto d'imposta, ossia sostituisce in toto, ovvero in parte, il contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, trattenendo una frazione dei compensi che verserà allo Stato o una pubblica amministrazione. Il sostituto d'imposta è e rimane il condominio, sebbene il Codice Civile obblighi l'amministratore ad eseguire gli adempimenti fiscali ex articolo 1130. Nel caso di condomini con un numero di condomini inferiore o uguale a 8, è il singolo condomino che dovrà provvedere agli adempimenti di sostituto d'imposta. Ciò
Ciò significa che ogni condomino risponde in solido per l'intero in caso di mancato versamento nei confronti del fisco, riservandosi la possibilità di esperire azione verso gli altri condomini per il recupero delle somme. Tale istituto trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con la trattenuta in busta paga, degli autonomi nella misura del 20% e dal 2007 anche le prestazioni relative a contratti d'opera e di appalto nella misura del 4%. Le ritenute devono essere versate entro il 16 del mese successivo, avendo come riferimento la data di pagamento della prestazione. Qualora poi non si provveda così come per legge, viene incontro l'istituto del ravvedimento operoso, che permette di ripristinare la legalità violata. Si tratta di un istituto relativamente giovane, essendo stato introdotto dal 1997, esattamente l'articolo 13 della legge 1812-1997 numero 472, ed è stato oggetto nel tempo di varie revisioni su modalità e tassi da riconoscere all'ente creditore. Il maggior onere è a carico dell'amministratore, tranne nel caso in cui il ritardo sia da imputare a cause esogene. Il ravvedimento operoso si concretizza in una quantificazione monetaria che è funzionale al tempo entro cui si ripristina la legalità violata. Il sostituto d'imposta quindi regolarizza la sua posizione eseguendo spontaneamente il versamento dell'imposta dovuta, dell'interesse e della sanzione in misura ridotta. Le tipologie di ravvedimento originariamente erano solo due: breve o mensile se entro i 30 giorni e lungo o annuale se oltre i 30 giorni. Successivamente è stato aggiunto il ravvedimento sprint, che può essere utilizzato se il pagamento del tributo viene regolarizzato nei primi 14 giorni. Fino al 2014, poi, ravvedere una ritenuta era sempre possibile, ma entro la data di presentazione della dichiarazione 770. Dal periodo d'imposta 2015, invece, è stata data la possibilità di eccedere tale termine, in quanto il legislatore ha istituito altre due tipologie di ravvedimento: quello medio, entro i 90 giorni, e lunghissimo, che si distingue in entro due anni dalla data di invio della dichiarazione, ovvero oltre i due anni. Il fatto che il condominio agisca come sostituto d'imposta impone anche di comunicare ad ogni percipiente, ossia ogni fornitore, quanto versato nei confronti dell'erario. Questa comunicazione da inviare entro il 28 febbraio dell'anno successivo, prima del 2015, veniva effettuata in forma libera ed era un adempimento dell'amministratore in carica al 31/12. Dal 2015, come detto, è stato istituito un nuovo adempimento, ossia la predisposizione, compilazione ed invio della certificazione unica, ribattezzata da molti come il CUD dei professionisti. Le prestazioni da inserire sono quelle assoggettate o assoggettabili a ritenuta d'acconto, ed il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. Tale adempimento ricade in capo all'amministratore in carica alla presentazione della CU, con tutte le conseguenze che ne derivano nel caso di variazioni dell'amministratore. Strettamente connesso alla certificazione unica è la dichiarazione 770, con cui appunto si dichiarano i compensi e le relative ritenute, e va presentato entro il 31 luglio dell'anno successivo. Fino allo scorso anno, per ogni percipiente, quindi intestatario della fattura, bisognava indicare il codice fiscale, l'imponibile, la ritenuta applicata, il periodo di riferimento e la data del versamento, specificando se avvenuto nei termini di legge o meno. Da quest'anno dovranno essere indicati solo i versamenti effettuati. Anche questo adempimento è di competenza dell'amministratore in carica alla data di presentazione del modello, e se ci si dimentica di presentarlo, si ha tempo 90 giorni per inviarlo pagando una piccola sanzione. Trascorsi però i 90 giorni, purtroppo la dichiarazione viene considerata omessa e non è possibile ravvedere. Altro adempimento che deve essere effettuato dall'amministratore è la compilazione del quadro C oppure del quadro K, in relazione al fatto che per la dichiarazione dei redditi venga utilizzato il modello unico, ovvero il 730. Si tratta di un adempimento di competenza esclusiva, questa volta, dell'amministratore, ed in particolare di colui che è in carica al 31/12. È disciplinato dall'articolo 7,9 del DPR 605/1973 in materia di disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, e deve essere compilato nel caso in cui il condominio abbia fruito di prestazioni che non siano soggette a ritenuta d'acconto ed il cui importo sia superiore a 258,23 per ogni fornitore. Con l'entrata in vigore del decreto legge 70 del 13 maggio 2011, che ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara, in luogo della predetta comunicazione, l'amministratore deve indicare i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori sulle parti comuni condominiali, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. Tra gli adempimenti che rientrano nei compiti dell'amministratore vi è anche l'attestazione dei versamenti effettuati per eseguire lavori di manutenzione straordinaria, 50% ex 36%, o di contenimento energetico, il 65% ex 55%. Essa deve necessariamente essere fatta pervenire ai singoli condomini entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione. Ai fini della detrazione concorrono esclusivamente però le somme versate tramite bonifico per detrazioni fiscali. Con questo concludo il mio intervento ringraziando Use Low Web Radio e salutando gli organizzatori e tutti gli ascoltatori. Use Low Web Radio. Mi chiamo Benedetta, però a molti piace chiamarmi la napoletana. So che molti inquilini del palazzo non mi sopportano e mi odiano senza motivo, anche se io sono brava nel mio lavoro. Chiedete un po' qual è il palazzo più pulito di tutta Piazza Vittorio. Mi risponderanno senza esitare: il palazzo di Benedetta Esposito. Non voglio dire che questo palazzo è di mia proprietà, sia chiaro. Non voglio guai col vero proprietario, il signor Carnevale. Sono sicura che la causa di tutto questo casino è la disoccupazione. Sono assai giovani italiani che non trovano una fatica dignitosa e così la maggior parte sono costretti a lavorare per un morsepane. Bisogna cacciare i lavoratori immigrati e mettere al loro posto i nostri poveri figli. Non capisco perché la polizia tollera questi delinquenti, gli stranieri. Io sono sicura che l'assassino di Lorenzo Manfredini è uno degli immigrati. Il governo deve reagire ambressa, se no, a nato poco, ci cacceranno dal nostro paese. Use Low Web Radio. E per oggi è tutto, un saluto da Angelo Marzo, Ala Klecce e Use Low Web Radio, ricordandovi che lo speciale del condominio andrà in onda tutte le settimane. Vi ricordo ancora i numeri della radio, 331-309-7852, la mail webradio@uslow.it, il sito www.webradio.uslow.it attraverso il quale potete segnalare gli eventi. E per oggi è veramente tutto, una buona serata a tutti. Use Low Web Radio. Use Low Web Radio. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Come di consueto, oggi la puntata sul condominio in collaborazione con Associazione Liberi Amministratori Condominiali di Lecce. In particolar modo parleremo con l'avvocato Giuliano Quartiromo di Sicurezza in Condominio e con Sergio Melluso delle barriere architettoniche in condominio. Buon ascolto a tutti. Use Low Web Radio. Sicurezza in condominio. L'amministratore condominiale ogni giorno fronteggia il problema costituito dall'obsolescenza del patrimonio immobiliare e dalla costante necessità del suo adeguamento alle norme di sicurezza, il quale, a causa del panorama normativo che risulta molto complesso e in continua evoluzione, rappresenta un compito piuttosto arduo. Da tali obblighi consegue che l'amministratore non è più esclusivamente il gestore della cosa comune e l'esecutore della volontà assembleare, bensì, paradossalmente, l'imprenditore della cosa comune con tutte le responsabilità conseguenti e senza ricavare un apprezzabile giovamento o profitto da tale situazione, specialmente se rapportati con le sempre maggiori responsabilità giuridiche. Se si tiene in considerazione inoltre che in caso di eventi accidentali l'orientamento giurisprudenziale individua la responsabilità penale dell'amministratore del condominio nell'ambito del capoverso dell'articolo 40 Codice Penale,
non impedire un evento che ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risulta evidente che l'amministratore ha la necessità di informarsi in modo molto serio e approfondito e di agire con immediatezza se vuole tutelarsi da problematiche giudiziarie. Tra l'altro, la legge di riforma, la 220 del 2012, ha modificato molti aspetti della disciplina del condominio. Più responsabilità per gli amministratori che, tra i numerosi adempimenti, hanno anche l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove previsto, il cosiddetto CPI o SCIA, e nel caso il medesimo sia stato già rilasciato, provvedere al rinnovo alla sua scadenza, mantenendo in efficienza le attività e gli impianti e non modificandoli rispetto alla situazione che ha consentito il rilascio del medesimo. In caso contrario, l'amministratore deve obbligatoriamente richiedere di nuovo il CPI seguendo le procedure codificate. L'amministratore di condominio, pertanto, se da una parte ha un'opportunità importante per alleggerire il suo carico di responsabilità delegando a terzi alcune delle responsabilità, deve fare particolare attenzione ai contenuti del contratto che sottoscrive con il terzo responsabile. L'amministratore trasferisce in copia al terzo responsabile tutta la documentazione tecnico-amministrativa, da cui risulta ad esempio che l'impianto tecnico può essere messo in funzione nel rispetto della vigente normativa. Il certificato di prevenzione incendi, CPI, qualora ne sussista l'obbligo, il libretto di omologazione della centrale termica, la certificazione o autodichiarazione della mancanza di amianto sui componenti dell'impianto termico, le dichiarazioni di conformità degli impianti di pertinenza della centrale termica, elettrico, gas, canna fumaria, riscaldamento. Il primo responsabile, infatti, ad esempio di una centrale termica, non sono né i condomini né il terzo responsabile, bensì proprio l'amministratore di condominio. Ascoltiamo l'intervento dell'avvocato Bartiromo, che si soffermerà maggiormente sui rischi in condominio, sugli adempimenti e le responsabilità dell'amministratore in considerazione del decreto legislativo 81 del 2008, nonché sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Use Low Web Radio. Saluto a tutti gli ascoltatori di Use Low Web Radio. Oggi parliamo di condominio e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ebbene, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta un'assoluta priorità per l'Italia che, con l'approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto cosiddetto correttivo, il 106/2009, al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare il decreto legislativo 2008 numero 81, ha completato il disegno di riforma iniziato già nel 2007, equiparando l'Italia agli standard normativi internazionali ed europei. In questo modo l'Italia ha attuato una legislazione moderna, uniforme su tutto il territorio, al fine di perseguire l'obiettivo posto dall'Unione Europea di ridurre gli infortuni sul lavoro. Con il rinnovato contesto normativo si è privilegiata una strategia di prevenzione, non più quindi un approccio sanzionatorio e repressivo, ma l'adozione di misure volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso innanzitutto la formazione, l'informazione, la qualificazione delle imprese e la semplificazione degli adempimenti burocratici. È chiaro che affinché il sistema funzioni è necessario che sia i lavoratori che i datori di lavoro conoscano e rispettino i loro diritti e doveri. Da un lato, i lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare quelli che sono i dispositivi di sicurezza e seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Dall'altra parte, il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importanti quanto la produzione, di valutare i rischi, di prevenirli e di attuare tutte le misure di prevenzione degli infortuni previsti dalla legge senza eccezioni o ritardi. In ambito condominiale il ruolo dell'amministratore oggi richiede sempre più maggiore professionalità e specializzazione in ragione delle complesse responsabilità derivanti dalle numerose leggi speciali. Sono infatti proliferate le leggi speciali in materia di sicurezza degli impianti, di privacy, di obblighi tributari e di conseguenza si è dilatata l'area della responsabilità dell'amministratore. Ovviamente, per analizzare le varie responsabilità dell'amministratore stesso dobbiamo fare un passo indietro e nello specifico esaminare il rapporto di mandato tra amministratore e condominio.
Tale rapporto si basa su un contratto di mandato con rappresentanza, per cui l'amministratore rappresenta il condominio in virtù della nomina ricevuta. L'amministratore pertanto si impegna a gestire le cose comuni nell'interesse dei condomini e gli obblighi cui è tenuto sono espressi negli articoli 1129 del codice, che riguarda la nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore, il 1130 del codice, che riguarda le attribuzioni dell'amministratore, nonché il 1131 per la rappresentanza e il 1135 per le attribuzioni dell'assemblea, oltre ovviamente a una serie massiccia di altre norme provenienti dalle legislazioni speciali. L'inadempimento rispetto a tali obblighi comporta di certo la responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti dei condomini. Se non compie le prestazioni dovute, è tenuto quindi al risarcimento del danno in base ai principi della responsabilità contrattuale che derivano dall'articolo 1118 del Codice Civile. Quando l'articolo 1130 del Codice Civile, rubricato appunto attribuzioni dell'amministratore, al punto numero 4, dispone che l'amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, sta a significare che l'amministratore deve vigilare con continuità sulle parti comuni, osservando le misure di prevenzione dei rischi per i condomini e per i terzi. Ad esempio le misure di sicurezza antincendio, la sicurezza relativa agli impianti, la scelta delle ditte con idoneità tecnica in grado di svolgere le varie manutenzioni all'interno del condominio, attuare tutti gli adeguamenti normativi e così via. L'amministratore pertanto deve intraprendere tutte le iniziative giudiziarie finalizzate alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, così come stabilito dal punto 4 del 1130, e tale espressione è stata interpretata davvero in senso ampio, vale a dire esercitare qualsiasi attività giuridica diretta a preservare l'integrità del bene comune contro molestie, turbamenti, pretese da chiunque e da qualunque parte provengano, siano essi terzi o gli stessi condomini. L'omissione di tali comportamenti potrebbe generare responsabilità civile ma anche penale, nonché responsabilità tributaria, ad esempio se non si eseguono gli adempimenti fiscali o gli adempimenti in caso di lavoratore dipendente del condominio. In tema di sicurezza sul lavoro, il nostro testo di riferimento è certamente il decreto legislativo 8108 sulla salute e sicurezza sul lavoro, con l'integrazione del predetto correttivo 106/2009, e l'obiettivo in tema di amministrazione condominiale è quello di fornire all'amministratore di condominio l'effettiva chiarezza circa le sue responsabilità specifiche, in modo da porre in essere una corretta condotta che tenga conto della sicurezza dei lavoratori, della copertura dal punto di vista civile e penale dei condomini dell'amministratore e anche della possibilità di evitare possibili contenziosi in sede di approvazione delle spese. Il condominio, infatti, può assumere diverse posizioni. Può essere datore di lavoro, può essere datore di lavoro con lavoratori che rientrano nel contratto collettivo proprietari fabbricati, può essere ancora datore di lavoro committente e può essere anche committente di opere da svolgersi in cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal fatto che sia o meno datore di lavoro. Analizziamo il primo caso, quindi il condominio come datore di lavoro. Ebbene, l'articolo 2 del testo sulla sicurezza definisce datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Ma ci domandiamo perché l'amministratore di condominio è equiparato al datore di lavoro. La risposta ci viene fornita proprio dall'articolo 2 del decreto legislativo 8108, che definisce appunto, come predetto, l'unità produttiva come stabilimento o struttura finalizzata all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, ed in tal senso viene assimilato anche il condominio. È chiaro che l'amministratore è datore di lavoro quando vi è la presenza in condominio di almeno un dipendente, come ad esempio un portiere, un giardiniere, un custode e via dicendo. La violazione del decreto legislativo 8108 coinvolge ovviamente anche le pulizie dell'edificio condominiale, pertanto non è quindi attuabile una pulizia in proprio effettuata direttamente dai condomini, come a volte si sente dire in alcuni edifici, o effettuata da persone prive di ditte individuali o società, in quanto si viola innanzitutto la norma finalizzata all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. Ciò espone i condomini e l'amministratore a forti responsabilità e possibili azioni giudiziarie per risarcimento del danno in caso di eventuale sinistro.
Ricordo altresì che le imprese di pulizia, alle quali può essere appaltato il servizio, sono disciplinate specificatamente dal legislatore con la legge 25 gennaio 1994 numero 82. L'amministratore dovrà sempre verificare i requisiti di ogni ditta che lavora in condominio, sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria. Nel caso invece di condominio committente, il decreto 8108 ci definisce committente come colui che decide di fare eseguire un'opera e che deve adoperarsi affinché nell'esecuzione della stessa vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione, atte a salvaguardare la vita e la salute dei lavoratori subordinati. Nel caso del condominio, nel contratto di appalto per lavori straordinari, il committente è il condominio in persona dell'amministratore pro tempore. Chi intende fare eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di sua proprietà secondo la normativa è ritenuto responsabile della sicurezza del cantiere, proprio per la sua qualità di committente. Ne consegue quindi una responsabilità personale, civile e penale ed ogni infortunio verificatosi durante i lavori all'immobile, anche per la non osservanza delle norme inerenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro attivate da parte dell'impresa a cui ha commissionato le opere appaltate, ne consegue quindi la responsabilità del proprietario. A carico del committente vi sono una serie di responsabilità, anche se a intervenire nelle lavorazioni vi siano dei tecnici di fiducia, affinché l'azione coordinata di questi, supervisionata dallo stesso committente, possa sostanziarsi in una forma di controllo interno per garantire le norme in tema di sicurezza sul lavoro. Ora, poiché è l'amministratore di condominio ad avere la rappresentanza dei condomini per l'affidamento dei lavori ad imprese abilitate, è chiaro che è proprio lui ad essere obbligato all'assegnazione dell'incarico e del controllo sull'appaltatore per quanto attiene all'esatto adempimento della disciplina in esame. Il motivo per cui la scelta dei tecnici, quali direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione ed esecuzione del piano di sicurezza e via dicendo, è di particolare importanza in assemblea, atteso che dette persone devono avere la fiducia dei condomini e dell'amministratore, che dovrà verificare personalmente i requisiti di idoneità e professionalità, considerato che le colpe ricadono direttamente e penalmente sull'amministratore stesso. Infatti è importante che l'amministratore conferisca lettere di incarico scritte per ogni tipologia di figura interessata nel cantiere condominio e che controlli l'idoneità tecnico-professionale dei requisiti di ogni professionista. È notorio infatti che i condomini sovente per motivi economici tendano a scegliere tra vari professionisti quello che presenta il preventivo dei suoi compensi inferiore rispetto ad altri, senza valutarne con precisione le capacità tecnico-amministrative di requisiti. Ebbene, proprio nel caso di lavori straordinari questa prassi è assolutamente da evitare perché causerebbe notevoli rischi sia per i condomini sia per l'amministratore. La verifica dell'idoneità professionale a carico quindi del committente e perciò del condominio in persona dell'amministratore pro tempore diventa molto articolata e prevede una disamina di documenti di tutti gli esecutori, delle imprese e dei lavoratori autonomi. Ad esempio è importantissimo verificare l'iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto. Per intenderci, se stiamo effettuando lavori di ristrutturazione la ditta deve essere registrata per quella tipologia di lavoro e non per altro. Il possesso ad esempio del DURC, il documento unico della responsabilità contributiva, che quindi attesta che i dipendenti della ditta siano messi a posto dal punto di vista dei contributi versati. La specifica documentazione attestante la conformità ad esempio delle macchine e delle attrezzature utilizzate, l'elenco dei dispositivi in dotazione e il documento di valutazione rischi. Questo documento, il DVR, viene previsto dal decreto legislativo 8108 all'articolo 17,1 lettera A e all'articolo 28 ed è il documento a carico del datore di lavoro che deve avere data certa e che contiene la valutazione dei rischi specifica dei lavoratori di un'attività lavorativa. Anche sulla necessità o meno per l'amministratore di condominio di redigere formalmente questo documento si suddividono i pareri. Se in un condominio vi sono dipendenti, il DVR è sempre obbligatorio. Tuttavia, estendendo il concetto della valutazione dei rischi ai condomini senza dipendenti, facendo riferimento alle norme del Codice Civile e Penale, possiamo affermare che qualunque situazione presente nel condominio che possa causare danno a terzi deve essere comunicata necessariamente agli appaltatori secondo il principio del neminem ledere. Diverse sono state le interpretazioni giurisprudenziali in merito all'obbligatorietà del condominio di redazione del documento valutazione rischi, anche nei casi in cui non vi siano dipendenti.
Ebbene, la Cassazione sul punto ha distinto tra ciò che è necessario e ciò che è opportuno, per cui ha posto il problema sotto il punto di vista della prevenzione e dell'opportunità. E pertanto, se per l'amministratore non vi è un obbligo per la redazione del DVR in caso di infortunio, potrebbe essere fondamentale in fase difensiva invece aver redatto tale documento. È importante quindi che anche in assenza di dipendenti l'amministratore fornisca alle ditte dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a lavorare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Altro documento importante è il DUVRI, il documento unico valutazione rischi interferenziali. Secondo il decreto legislativo 8108, all'articolo 26,3, il DUVRI è richiesto a qualunque datore di lavoro che in qualità di committente affidi nella propria azienda lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Il documento è previsto dal legislatore per evitare o ridurre le interferenze, ossia i contatti rischiosi tra i lavoratori del committente e gli esecutori delle opere in appalto. Pensiamo ad esempio ad un condominio con portiere nel quale lavorano regolarmente una ditta esterna di pulizia o i manutentori degli ascensori o gli idraulici, si configura l'obbligo della redazione del DUVRI in quanto possono verificarsi interferenze nello svolgimento dell'attività di ditte appaltatrici e dipendenti del condominio. Sotto il profilo della responsabilità, quindi, oltre a quella contrattuale, l'amministratore può essere soggetto anche a responsabilità extracontrattuale, proprio in violazione del principio del nemine ledere, quale diritto del singolo a non subire un danno nei suoi diritti fondamentali, vita, incolumità personale, integrità patrimoniale e via dicendo. La stessa Cassazione, con sentenza 25251 del 2008, ha precisato che l'amministratore è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli sono imputati dal Codice Civile e da precise disposizioni di legge speciali, a impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o ai terzi, sicché egli si viene a trovare nella posizione di custode rispetto a tali beni e può pertanto rispondere di detti danni. La giurisprudenza ha ravvisato infatti l'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice Civile anche in ambito condominiale. Tale disposizione, ricordiamo, prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La stessa Cassazione del 2008 ha sottolineato che la qualità di custode delle cose comuni è stata riconosciuta non solo in capo al condominio, ma anche in capo all'amministratore, che come mandatario, ex articolo 1130 e 1135 del Codice Civile, ha precisi obblighi in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria. La responsabilità extracontrattuale può ravvisarsi nel rapporto tra l'amministratore e terzi estranei al condominio, ma anche nei confronti del singolo condomino che subisca danni derivanti dalla cosa comune. La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che il condominio e l'amministratore dovessero rispondere in solido dei danni occorsi al condomino in conseguenza, ad esempio, dell'inciampo in un'insidia all'interno del cortile condominiale. In merito a questo caso, per il danno causato a un condomino dalla presenza di buche non percettibili e non segnalate nell'area condominiale createsi a seguito di lavori di manutenzione, la Suprema Corte, ribaltando una sentenza di appello che ne aveva escluso la responsabilità, ha ritenuto colpevole l'amministratore in solido con il condominio. Si legge nel testo che l'amministratore ha infatti il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini. Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a una persona diversa dall'amministratore. Concludendo, se dovesse accadere in condominio un infortunio per la violazione delle norme sulla sicurezza, le eventuali indagini del giudice civile o penale saranno volte a verificare se queste misure generali della sicurezza siano state rispettate o meno da parte di tutti i soggetti coinvolti dal testo unico e quindi dal decreto legislativo 8108, tra cui il condominio committente nella persona dell'amministratore. Qualora dall'accertamento si evidenzi la violazione di talune norme, ne discenderà la responsabilità civile del condominio, risarcimento del danno nei confronti del lavoratore con possibile ripetizione nei confronti dell'amministratore tramite azione di responsabilità, nonché una responsabilità penale in capo all'amministratore. Con questo vi saluto e vi auguro una buona continuazione. Use Law Web Radio.
L'intervento di oggi affronterà il tema delle barriere architettoniche in condominio. Nelle aree comuni degli edifici condominiali non è raro constatare la parziale o totale assenza di strutture e dispositivi volti ad abbattere eventuali ostacoli ed intralci che compromettono la normale vita quotidiana di persone anziane o affette da disabilità. Saranno esaminate nel dettaglio le modalità attraverso cui il singolo condomino o inquilino interessato all'abbattimento delle barriere architettoniche in condominio potrà agire chiamando in causa l'assemblea condominiale in prima istanza. Sarà spiegato, in mancanza di una decisione assunta dalla compagine assembleare, come potrà procedere il soggetto interessato in autonomia, al fine di poter vivere gli spazi comuni dell'edificio senza impedimenti. Ci soffermeremo sulle leggi che disciplinano l'abbattimento delle barriere architettoniche alla luce delle novità introdotte dalla riforma del condominio, in contrasto con la normativa previgente. Inoltre, con l'analisi di alcune sentenze, analizzeremo l'evoluzione giurisprudenziale della materia. Particolare attenzione sarà posta alla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti di una tematica così delicata ed importante. Ascoltiamo quindi l'intervento del segretario ALAC Legge, Sergio Melluso. Use Low Web Radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Use Low Web Radio. Le barriere architettoniche, argomento di cui parleremo quest'oggi, le ritroviamo con estrema frequenza nella vita quotidiana. Basti pensare ad un semplice gradino troppo alto o anche all'assenza di un ascensore adeguato in ambienti pubblici e privati. A sancire il diritto dei cittadini al superamento delle barriere architettoniche è la legge 13 del 1989. Agli articoli 2 e 3. In ambito condominiale la procedura prevede di effettuare una richiesta formale all'amministratore del condominio per la convocazione di una specifica assemblea straordinaria da parte del soggetto interessato o attraverso la persona che esercita la potestà genitoriale, la tutela o anche attraverso l'amministratore di sostegno, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, anche consegnata a mano oppure tramite PEC e tramite lettera semplice invece per conoscenza a tutti gli altri condomini dello stabile. Nella richiesta di convocazione vanno specificati gli ostacoli ed eventuali altri intralci sulle parti comuni da modificare o eliminare, chiedendo così all'Assemblea di valutare se risolvere la questione denunciata facendo ricadere la spesa sull'intero condominio. Nei casi di portatori di handicap riconosciuti invalidi con difficoltà di deambulazione dall'ASL, si dovrà allegare la relativa certificazione, il certificato medico compilato e sottoscritto in carta semplice attestante l'handicap del soggetto richiedente con riferimento alle patologie e alle difficoltà di mobilità. È molto importante in questo frangente che l'amministratore di condominio sia collaborativo e sensibilizzi tutti i condomini a porsi in maniera sicuramente comprensiva e propositiva. È chiaro che non sempre ciò accade, soprattutto nei casi in cui le eventuali modifiche ed innovazioni volte appunto ad abbattere le barriere architettoniche siano di tipo gravoso. Il semplice superamento di un gradino prevederà costi ragionevolmente contenuti, ma si pensi all'installazione di un ascensore postumo o ad esempio alla modifica dell'ampiezza delle porte di entrata del vano scala per rendere magari più agevole il passaggio di una carrozzina. Queste opere sulle parti comuni saranno sicuramente più invasive e dunque di conseguenza avranno costi molto più elevati. L'assemblea condominiale convocata avrà la facoltà di deliberare in merito a tutte le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche rispettando i quorum costitutivi e deliberativi. È bene tuttavia guardare la questione non esclusivamente dalla prospettiva dei costi da sostenere, perché è indubbio che uno stabile privo di barriere architettoniche e quindi tutte ovviamente le unità immobiliari che ne fanno parte acquista pregio e valore sul mercato immobiliare, essendo comunque vendibile a qualsiasi soggetto più o meno giovane con o senza disabilità fisiche.
La legge 220/2012 di riforma del condominio prevede che le modifiche delle parti comuni degli edifici dirette al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possano essere adottate dall'assemblea condominiale in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dall'articolo 1136 secondo comma del Codice Civile, vale a dire con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio. Questo nuovo quorum deliberativo per le decisioni dell'assemblea in seconda convocazione è stato dunque innalzato da 334 a 500 millesimi. È nello specifico il secondo comma dell'articolo 1120 del Codice Civile a disporre che i condomini con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti e le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche. La legge del 9 gennaio dell'89, la numero 13, in vigore prima della legge del 2012, prevedeva invece per l'abbattimento delle barriere architettoniche l'approvazione in seconda convocazione da parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale. Non si comprende, a seguito di quanto detto, perché il legislatore abbia ritenuto opportuno aumentare i quorum necessari, considerato appunto che la legge di riforma non avrebbe dovuto far altro che avallare la vigente disciplina semplificativa sotto l'aspetto delle maggioranze dalla legge appunto dell'89. Ci pare di capire che sia fatto un netto passo indietro nei confronti di un tema così importante e soprattutto di grande utilità sociale. Perché dunque tale scelta normativa? La ratio di una norma volta ad abbattere le barriere architettoniche, allora come oggi, è certamente di consentire a qualsiasi abitante di un condominio di poter circolare senza ostacoli ed impedimenti all'interno degli spazi comuni al fine di consentire a tutti gli effetti un pari uso, ma soprattutto pari opportunità. Resta dunque al momento inevaso l'interrogativo poc'anzi posto. Ad ogni modo, nel caso in cui il condominio in sede di assemblea non deliberi in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, o comunque qualora l'amministratore non abbia provveduto a convocare l'assemblea entro 3 mesi dalla richiesta scritta dell'interessato, il condomino con disabilità o chi ne fa le veci può a spese proprie installare un servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili, pensiamo ad una rampa inclinata ad esempio, e anche ampliare le porte di accesso allo stabile al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage, così come espressamente previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 dell'89. Ricordiamo che per tale tipologia di interventi è possibile accedere alla detrazione fiscale, pagando la fattura con apposito bonifico bancario o postale, avendo cura di conservare la fattura e la ricevuta di pagamento oltre ad eventuali permessi comunali o comunicazioni dell'ASL. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, in taluni casi è applicabile l'aliquota IVA agevolata al 4% anziché al 22%. Al fine di beneficiare della detrazione fiscale sarà poi necessario consegnare tutti i documenti elencati poc'anzi al CAF o al commercialista che provvederà a tutti gli adempimenti in sede di dichiarazione dei redditi. Nelle ipotesi di installazioni che godono di utilizzo separato, come ad esempio il servoscala, realizzate da parte di un singolo condomino, gli altri condomini che volessero in qualunque momento successivo usufruire di tale innovazione potranno farlo contribuendo ognuno per la propria quota parte alle spese di realizzazione e di manutenzione dell'opera. Di grande rilevanza sotto il profilo giurisprudenziale e direi anche umano è senza dubbio il caso di installazione di un ascensore. La Corte di Cassazione, con sentenza numero 18334 del 2012, ha affermato che i condomini non possono opporsi all'installazione dell'ascensore richiesta da una persona con disabilità o da un anziano, nemmeno per motivi estetici. Secondo la Suprema Corte, il deturpamento estetico del palazzo, spesso usato come scusa per rifiutare l'installazione
dell'ascensore condominiale non è più una motivazione valida. Si deve tener conto infatti del principio di solidarietà condominiale ed è dovere collettivo rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all'applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici. La Cassazione inoltre decreta che la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute degli anziani e dei disabili, al punto da poter assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione. Perché si attuino i dispositivi previsti dalla legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, non è necessario che il soggetto risieda nello stabile. È quanto definito questo dal Tribunale di Milano nelle sentenze del 22 marzo del 93 e del 19 settembre del 91, nelle quali si è ritenuto sufficiente che il disabile abbia interesse a recarsi nell'edificio per ragioni mediche, di famiglia o di lavoro, perché venga applicata la normativa sinora esposta. Altro significativo precedente giurisprudenziale si rinviene nel Tribunale Civile di Torino che, con una sentenza relativa alla causa numero 18408 del 2005, ha dichiarato l'obbligo per i condomini di permettere di installare a spese della persona con disabilità l'ascensore necessario per superare le barriere architettoniche nel palazzo in cui abita. E gli altri condomini, secondo lo stesso principio già esposto, potranno utilizzare l'ascensore al bisogno, previo ovviamente pagamento della loro quota per l'installazione e per la manutenzione. Sempre con riguardo all'installazione di un ascensore in edificio condominiale come opera finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche, la sentenza 2156 del 2012 della Corte di Cassazione ha affermato ancora che nel caso in cui un condomino disabile abiti un piano alto e sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione, se non con evidenti difficoltà, mancando appunto un ascensore, costui potrà far installare a sue spese un ascensore anche se ciò causa un restringimento della scala. L'installazione infatti dovrà essere consentita dagli altri condomini anche se questa dovesse arrecare un disagio nell'uso di questa parte comune agli altri condomini. Con sentenza numero 14.096 del 2012, poi, la Suprema Corte ha invece stabilito che l'installazione dell'ascensore in un condominio, essendo un'opera finalizzata all'abbattimento sempre delle barriere architettoniche ed un mezzo necessario per garantire l'abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili. Nel caso di specie si doveva installare un ascensore esterno occupando parte del cortile e venendo a trovarsi l'ascensore così installato ad una distanza dalle finestre di alcuni appartamenti inferiore ai 3 metri previsti dalla legge. Il decreto ministeriale poi 236 del 14 giugno del 89, emanato quale regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 13 dell'89, elenca in modo specifico gli edifici e gli interventi ai quali si può applicare la legge, stabilendo con precisione le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Voglio concludere il mio intervento ponendo un accento sul fattore umano e sul profondo rispetto che l'argomento di oggi richiede, ribadendo alla luce di quanto enunciato in questa puntata che l'eliminazione delle barriere architettoniche è un oggettivo vantaggio per tutti, non solo per coloro che vivono una disabilità. Vi ringrazio e vi saluto. Use Low Web Radio. Il centro storico di Trieste incorpora tre tipologie di case. L'elegante borgo teresiano sfoggia imponenti palazzi color pastello. Queste meravigliose opere del Persch, del Verlam, del Nobile e del Righetti ora ospitano prestigiose banche, compagnie d'assicurazioni, studi notarili e lussuose dimore della borghesia triestina. Poi c'è la città vecchia, con le sue vie strette in un abbraccio popolano, le sue palazzine degradate. Ora, grazie all'aiuto della Comunità Europea, questa zona è stata sottoposta ad un restyling, come si usa dire per fare più chic.
Da poco questo quartiere, ribattezzato zona urban, ospita solo atelier e boutique, alberghi di charme e attrici alla portata esclusiva di professionisti del gusto eclettico. Via Ungaretti appartiene ad una terza fascia del centro storico, quella di cui parrebbe che sia il sole che il comune si siano dimenticati. I pochi palazzi cenerentola di quest'androna muffosa rimangono in perenne attesa della bacchetta magica. A differenza delle altre case nella via, che si appoggiano l'una all'altra come vecchi nell'autobus per non cadere, la palazzina al numero 25, una volta color malva, è a sé stante, è tozza e sciatta, come una donna che si è lasciata andare con gli anni, ed è una luce triste quella che traspare oggi dai suoi occhi velati di lacrime. Di solito offrono tre tipi di illuminazione. Al primo piano, grazie ai lampadari di carta e riso, con draghi acrobatici della famiglia Fong, la luce è rossa e soffusa. L'appartamento accanto è sfitto e la signora Fong, o Mei Gui, più nota come Bocciolo di Rosa, spera un giorno di poterselo permettere. Ora i ragazzi, tra figli e nipoti per il momento ne ha sei, sono piccoli e si arrangiano come possono, ma quando cresceranno avranno bisogno di più spazio. Al secondo piano, a sinistra, la luce ricorda un cimitero a novembre. Più che una lampadina, sembra che il signor Rosso accenda un lumino. La finestra accanto appartiene alla famiglia albanese dei Dardani. E stare a casa loro è come essere dentro Star Trek, solo neon, blu e verdi. Al terzo piano abitiamo noi, i Kumar, originari di Sholapur, in India, e a destra la famiglia Zigovic, profughi bosniaci. Use Low Web Radio. E per oggi è tutto, un saluto da Angelo Marzo, Alac Lecce e Use Low Web Radio, ricordandovi che lo speciale del condominio andrà in onda tutte le settimane. Vi ricordo ancora i numeri della radio, 331-309-7852, la mail webradio@uslow.it, il sito www.webradio.uslow.it attraverso il quale potete segnalare gli eventi. E per oggi è veramente tutto, una buona serata a tutti. Use Low Web Radio. Use Low Web Radio.